Roberto Cingolani e Roberto Battistone. Per quanto riguarda il primo oratore, ho poche cose extra. Quando dico extra intendo extra da quello che voi potete trovare in qualunque motore di ricerca per quanto riguarda il professor Roberto Cingolani. Cosa posso dirvi? È importante sapere che lui è un giovane fisico italiano. Dico giovane perché da sempre è stato considerato giovane, anche adesso che magari ha qualche capello bianco, qualche pelo bianco e pochi capelli bianchi. Comunque, voglio dire, è sempre stato considerato una promessa della fisica. Si è laureato all'Università di Bari nel 1985, poi ha preso il perfezionamento alla Scuola Normale di Pisa nel 1990, è stato in diversi istituti internazionali, ha lavorato col premio Nobel per la fisica Klaus von Klitzing al Max Planck Institute, perché per chi di voi non lo sa è uno dei più prestigiosi istituti di ricerca. E dal 2005 è direttore scientifico dell'Istituto Italiano di Tecnologia, una delle più importanti iniziative di ricerca che il nostro Stato ha fatto negli anni passati. Si interessa prevalentemente di robotica e di questo sarà l'argomento di cui vi parlerà, tant'è vero che il problema, il cuore fondamentale della sua ricerca è appunto la robotica. Che cosa dire oltre? Ha vinto una serie di premi, giovane ricercatore della Philips nel 1980 e nel 1981, premio della Società Italiana di Fisica 1986-1990, un premio molto, molto caro a noi di scienza dei materiali e di struttura della materia, che è quello dell'Istituto Nazionale di Fisica della Materia Ugo Campisano nel 1999, e ultimo, nel 2018, il premio Teach for Good Thinking Award da parte dell'IBM. Questo per quanto riguarda i riconoscimenti ufficiali. Se c'è altre cose che dimentico, Roberto mi scuserà, ma non è questo che lo caratterizzerà. Ha scritto diversi libri, tre me ne ricordo: Il mondo è piccolo come un'arancia nel 2014, Umani e umanoidi, vivere con i robot nel 2015, ed è prossimo in uscita L'altra specie, che uscirà quest'anno nel 2019, edita da Il Mulino. Roberto Cingolani è il benvenuto fra noi e gli cedo la parola godendomi la sua esposizione. Grazie. Grazie Ivan per l'introduzione. Buongiorno a tutti ragazzi. Poc'anzi parlavamo con Piero Angela che non si può muovere in questi giorni, ha un piccolo problema di lombalgia. Saluti da Piero, non può essere qui ma c'è, e quindi vi porto il suo saluto con la sua presenza e la sua grande intensità nell'investire sui giovani. Prima di iniziare volevo fare due domande. Quali sono gli universitari? Potete alzare la mano? Ok. Quanti sono umanisti e quanti sono area tecnica? Area tecnica? Ok, quasi tutti. Il resto è scuola, giusto? Quarto anno, corretto? C'è qualcuno più piccolo, qualcuno più grande? Terzo, quinto? No, benissimo. Allora, sono certo che abbiate sentito parlare recentemente con dovizia di particolari di fantasia, di intelligenza artificiale, robotica, macchine intelligenti, sistemi autonomi, previsioni catastrofiche per il futuro, le macchine intelligenti ci uccideranno tutti quanti, l'intelligenza artificiale farà sfaceli. Allora, io ho pensato che, visto che sono partito come nella mia carriera come fisico, mi sono occupato di nanotecnologia e material science per quasi tutta la mia vita, e negli ultimi 10 anni molte di queste competenze sono state trasferite ad artificial intelligence e a robotica, ho pensato di raccontarvi una storia che però parte da un assunto, ve lo premetto. Siamo in presenza, per la prima volta nella storia dell'umanità, di un'altra specie, quelli che vengono chiamati The Others, no? Che non è il film, un'altra specie che si presuppone debba convivere con noi, specie biologica,
nei prossimi 2-3 decenni e probabilmente anche più avanti. Allora, se la domanda di fondo è siamo pronti a convivere con un'altra specie, l'altra domanda di fondo è come diavolo funziona quest'altra specie, cioè quali sono i suoi limiti, la sua forza, quali sono le minacce, quali sono gli aspetti reali che dobbiamo tenere in conto. E quindi il tentativo di farmi una chiacchierata con ragazzi della vostra età, io ho un figlio all'università, un altro laureato da poco, un altro a scuola, quindi diciamo faccio conto di avere oggi 300-400 figli, parlo come se fossero miei figli, e vi racconto quello che racconterei ai miei figli se dovessi spiegare cosa sta succedendo. Allora, intanto comincio con il mio istituto, a 1700 persone, la metà vengono da 60 nazioni del mondo, l'età media è 34 anni, ci sono 42% di donne, è un enclave completamente internazionale, la sede è centrale a Genova. Quasi tutti lavorano su questo tipo di, su questo ecosistema di macchine. Vedete, questa è la famiglia robotica dell'Istituto Italiano di Tecnologia, è la più grande al mondo in questo momento. Ci sono macchine che in qualche modo copiano la natura, ci sono robot pianta, anticorpi robotici, che ovviamente ad occhio non li vedete, quadrupedi, tutta una classe di umanoidi dai piccoli ai più grandi, alcuni di questi sono proprio dei Terminator di un paio di metri e altri sono dei bambini molto svegli e intelligenti. E recentemente anche macchine un po' più, diciamo, un po' meno evoluzionistiche, il Centauro non esiste, però il bello della robotica è che prendete i pezzi, ricomponete e ricomponete, quindi se vi servono quattro gambe, un paio di tentacoli, una testa, mettete insieme, non ci sono problemi etici e può servire in molte situazioni. Bene, partiamo allora da questa famiglia e la prima cosa che vorrei raccontarvi è, siccome per ora abbiamo categorizzato gli esseri viventi come una somma di corpo e mente, e non è una somma, lo vedremo alla fine, è molto di più, però abbiamo il vantaggio, finché si sta in tecnologia, di dire che corpo lo fanno quelli che si occupano di meccatronica e mente lo fanno quelli che si occupano di computer. Poi a un certo punto della nostra storia, qualche anno fa, computer e corpo hanno cominciato a parlarsi e sono nate delle specie intelligenti, sia pure meccatroniche, che ogni tanto ci fanno timore. Allora, scomponiamo in questo momento intelligenza e corpo, analizziamole separatamente per un attimo e poi vedremo cosa succede quando le mettiamo insieme. Quindi, primo capitolo, mente e calcolo. Allora, qui mi sforzo, diciamo, di fare un'analisi molto semplice. Prendiamo due bei figaccioni, non abbiamo differenze di genere, e analizziamo che, come tutti gli esseri viventi, tutti, da una pianta a una cozza, a un albero, a una scimmia, a un essere umano, qualunque essere vivente è composto al 99,9% da 6 atomi. D'accordo? Ognuno di voi è composto da 3 taniche di ossigeno, carbonio, idrogeno e da 3 terrine di calcio, fosforo e azoto. Ok? Questa è la composizione di qualsiasi essere vivente. Non c'è alcuna differenza fra noi e una pianta. La differenza sta, in realtà, nell'architettura con cui questi 6 atomi sono messi insieme, proprio nella loro posizione spaziale. La prima domanda che dovrebbe sorgere è: ma allora gli altri 114-115 elementi nella tavola chimica, sapete che la tavola chimica ha circa 120 elementi, no? Se questi 6 fanno tutto quello che è vivo, gli altri 114 o giù di lì, a che servono? Servono a tutto quello che è inorganico, cioè tutto quello che è pianeta, roccia, terra, che non vive, che non ha apparato riproduttivo, che non ha metabolismo e così via. Allora, la prima cosa da fare è confrontare un essere umano con un essere artificiale e chiedersi se il fatto che la composizione del primo è di 6 atomi e la composizione del secondo è di tanti altri atomi, che non sono quei 6, genera qualche differenza dal punto di vista mentale. Questo è il mio terzo figlio, si chiama Alkis. Adesso ha 10 anni, in questa foto ne aveva 7. Questo qui ha anche un figlio, tutto sommato, è uno dei figli dell'istituto. Come vedete, antropometricamente sono molto simili. Adesso abbiamo la generazione 3 di questo qui, che è alta come mio figlio, che nel frattempo è diventato 1,35 m, ma insomma li vediamo crescere insieme. Inutile che io faccia lo spiritoso dicendovi che questo si fa in un modo semplicissimo, costa poco, si è in due, a parte che poi devi tenere una moglie anche piacevole, mentre questo qua ha bisogno di 400 genitori, ingegneri, chimici, fisici, elettronici, è una macchina molto complessa. Quali sono le differenze fra questi due esseri? Allora, Alkis, come tutti noi, ha un cervello tridimensionale, che nel mio caso è particolarmente ben visibile, vista la sfericità del cranio, 10 alla 14 sinapsi. Cosa vuol dire sinapsi? Sono i punti di contatto in cui dei neuroni si parlano, 10 alla 14, sapete, no? Sono 100.000 miliardi di sinapsi.
75% composizione di acqua. Okay? Questo è un numero che dipende dall'età. Comunque, intorno a, diventando vecchi c'è meno acqua. Intorno al 75% quando si è piccolini. Ogni neurone che costituisce il cervello di Alkis è interconnesso con i 10.000 neuroni che gli sono vicini. Quindi, se volete immaginare cosa diavolo sia un cervello, è un groviglio tridimensionale di queste cellule con questi peduncoli che creano queste sinapsi, questi contatti e si parlano fra di loro. È un po' come la società, no? Una serie di contatti interconnessi in tre dimensioni. Il risultato di questo miracolo, ci ha messo 3 miliardi di anni l'evoluzione a costruire un sistema di calcolo come il cervello umano, è che con 40 watt questo sistema è in grado di fare 10 alla 16 operazioni al secondo. 10 alla 16, stiamo parlando di centinaia di milioni di miliardi di operazioni al secondo, no? Quindi insomma è una roba, è un computer potentissimo. Con 40 watt, per intenderci 40 watt non è molto di più di quello che consuma un normale computerino portatile, uno di quelli piccoli. Il risultato è che grazie a questa fantastica efficacia naturale, ognuno di noi, compreso Alkis, con 1500 kcal, un pezzo di cioccolata, va avanti 2 giorni, non si ferma. Fermare mio figlio, a meno che gli dia bastonate, lui continua a rompere scatole per 2 giorni, con il pezzo di cioccolata non si spegne. Andiamo a vedere l'altro. L'altro ovviamente non ha una testa sferica, o meglio, non ha un cervello sferico, usa una struttura bidimensionale di silicio, un po' come questo PC che sto usando io. Ci sono 1 miliardo di transistor, tipicamente nel chip centrale. In questi chip, onde evitare che si trasformino in ferri da stiro, no? Per effetto Joule, ogni transistor è collegato ai primi 10 vicini, perché se fosse collegato con più transistor genererebbe tanto di quel calore che si scioglierebbe. Il risultato è che con 200 watt, che è più o meno la potenza di questo computer, siamo in grado di avere 100 milioni di operazioni al secondo. Allora, il vero confronto fra umano-umanoide, artificiale e naturale, è che con un pezzo di cioccolata si fanno 100 milioni di miliardi di operazioni al secondo, con 200 watt si fanno 100 milioni di operazioni al secondo. È una differenza pazzesca. Risultato che iCab, con una potenza totale di circa 1,3 kW, che è più o meno la metà di quello che avete nel contatore di casa, quindi non è poca, dopo 2 ore è spento. E non fa tutto il casino che fa Alkis, eh? Fa poche cose. Se cammina non parla, se parla non scrive. Ciò nonostante, questo, in questo momento, è l'umanoide più diffuso che c'è al mondo. Ce ne sono una quarantina che sono stati acquistati dai più grandi laboratori di ricerca robotici in Giappone, in America, in Asia, eccetera, ed è lo standard umanoide su cui fanno tutti sperimentazione. Vi deve cominciare a venire qualche dubbio allora, no? Cioè, dov'è la minaccia? Intanto, torniamo alla considerazione chimica iniziale. Se Alkis è fatto da questi 6 atomi, lui ne vuole almeno 30, per essere una pallida copia di un essere umano. Ed è la stessa identica cosa che vale per questo, o per un'automobile. Tutto ciò che in questo momento è artificiale è fatto da 30, 40, 50 atomi diversi. La prima differenza che nasce da questa cosa, ci dovete pensare con un po' di calma, è che noi siamo programmati grazie ai 6 atomi per partire da una cellula e diventare un sistema complesso in 9 mesi. Poi evolviamo e a fine del ciclo vita, più o meno nello stesso tempo, restituiamo con la decomposizione gli atomi alla natura. Noi siamo creature totalmente integrate e sostenibili nel ciclo naturale. Lo so che è brutto parlare di vita e di morte, però noi siamo parte di un ciclo naturale. Ci creiamo e ci disgreghiamo in maniera sostenibile. Quanto invece sapete delle automobili, dell'elettronica, da tempo, è che c'è il problema di come riciclare il rottame, no? Queste macchine qui si costruiscono in 4 ore, non queste, le automobili sono progettate per essere costruite in 4 ore, ma per essere disassemblate in 40 ore. E dopo il disassemblaggio, la plastica dei paraurti ci mette 1000 anni a biodegradare. C'è qualche problema. Non abbiamo copiato l'evoluzione in maniera così efficace da essere sostenibili e ben costruiti come le unità carbonio che rappresentiamo noi esseri viventi. Quindi ci sono dei limiti strutturali e ci sono dei limiti computazionali. E siccome la computazione e le operazioni al secondo sono la nostra intelligenza, una macchina che fa tante operazioni al secondo è intelligente, una che ne fa poche non lo è. Allora, da questa prima ricostruzione uno potrebbe dire: benissimo, queste macchine non competono con l'essere umano. Sono molto più fiacche di noi da tutti i punti di vista. Allora, intanto,
mi aspetterei che qualcuno dicesse: ma perché? Ecco, allora, una risposta univoca non c'è, è molto complicata, dipende da un'infinità di cose. Però vi dico, vi faccio un esempio che è importante. Quel ragazzino è fotografato mentre para la palla che è stata tirata da qualcuno che ha battuto il rigore, no? Allora adesso, anche se non avete studiato fisica, diciamo, però capite bene che io questa cosa la posso fare in due modi. Sono un essere umano, vedo la palla, sono un bravo portiere, mi lancio e per qualche strano miracolo, lo chiamiamo intuito, lo chiamiamo istinto, arrivo con la mano nel punto giusto, nel momento giusto, dove a occhio mi aspetto che arrivi la palla. Questo vuol dire essere un buon portiere. E paro. D'accordo? Non ho fatto nessun conto. Mi sono mosso su base di esperienza, su base di colpo d'occhio, su base di istinto. Domanda: il computer potrebbe fare lo stesso? Computer che controlla un robot. Risposta: sì, però vediamo come. Telecamere che devono vedere dove la palla, calcolare la distanza, vedere, avere un'idea della forza iniziale, dell'effetto dello spin, del vento, della gravità, dell'attrito che aveva la palla sull'erba o sul campo dove stavamo tirando, della potenza del calciatore. Deve calcolare tutte le traiettorie possibili con queste variabili. Dopodiché deve calcolare, data la forza impulsiva del corpo e la sua costante elastica, tutti i parametri del corpo, come il portiere può lanciarsi e allungarsi, e fare un calcolo variazionale che minimizza il tempo entro il quale il portiere prevedibilmente arriva con la mano nella posizione in cui ad un dato istante la palla passerà. Questo un supercomputer lo fa, ci mette un secondo e mezzo, gol, per ovvi motivi. La palla ci mette 0,2, 0,1 secondi ad entrare. Allora, la prima considerazione è: ma chi ve lo fa fare a fare un supercomputer con un robot per fare la palla? Lo fa l'uomo, lo fa, è gratis, costa poco, si diverte anche, e su questo siamo tutti d'accordo. Una riflessione che dovremmo fare un giorno è: ma vale la pena di piazzare computer e robot per fare le cose anche più stupide quando un essere umano le fa a poco costo in maniera più efficace? Ma questa è una considerazione più filosofica. Dal punto di vista tecnico, perché noi riusciamo a fare questa cosa complessa molto meglio del robot e del computer? Perché noi siamo strutturati in maniera diversa e c'è un nesso fra corpo e mente che macchine e computer non hanno. Il nesso si esplicita in questo modo. Voi avete gruppi di neuroni che sono responsabili del riconoscimento di un oggetto. Cioè, sono i neuroni del campo visivo che vi permettono di riconoscere la palla. Ebbene, nel corso dell'evoluzione il cervello si è sviluppato in modo tale che questo stesso gruppo di neuroni, che è responsabile di riconoscere un oggetto, è anche responsabile della capacità di toccarlo, di afferrarlo. Questa sinergia, ciò che vedo tocco, rende l'intero calcolo molto più rapido di come lo faremmo noi se avessimo un computer che deve comandare dei motori. Un altro esempio è: un altro gruppo di neuroni controlla l'udito e quindi la nostra capacità di capire un linguaggio, e questo stesso gruppo di neuroni controlla i muscoli della lingua che il linguaggio articolano. Quindi la stessa centralina, se fossimo un mezzo artificiale, che controlla la nostra capacità, governa la nostra capacità di capire un linguaggio, è quella che governa la nostra capacità di parlare. Queste sinergie con una macchina non si ripetono, perché la macchina è fatta in modo diverso, funziona appunto con i transistor, noi funzioniamo con i neuroni, e questa cosa esiste proprio perché i neuroni sono interconnessi fra di loro in tre dimensioni e ogni neurone parla almeno con altri 10.000 neuroni intorno. Con i transistor questa roba si può fare solo con la forza bruta del calcolo. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che se voi andate a vedere il diagramma della potenza di calcolo raggiunta dai supercomputer oggi, qui è il 1980, qui è il 2000 passato, 2020, in effetti la potenza di calcolo dei computer è arrivata oggi a macchine dell'ordine quasi dell'exaflop, 100 petaflop. Cosa sono questi qua? Flop vuol dire floating point operation per second, è l'equivalente di un'operazione digitale, diciamo, no? Qui stiamo parlando di arrivare intorno ai 10 alla 18, quindi miliardo di miliardi di operazioni al secondo. Petaflop sono 10 alla 15, un po' di meno, però stiamo parlando di 100 petaflop. Quindi ci sono macchine oggi che sono in grado di avere potenze di calcolo persino superiori a quelle del cervello umano. Qual è il problema? Consumano mediamente dai 10 ai 15 megawatt. Quanto avete a casa nel contatore? Avete 3 kilowatt, 3000 watt. Qui si parla di decine di milioni di watt, che più o meno è la potenza elettrica che consuma tutta l'area di Tor Vergata in un giorno, eh? Allora, io ce l'ho la macchina di silicio artificiale che fa tanti conti quanti ne facciamo noi umani, però noi col pezzo di cioccolata famoso, lei con la centrale elettrica.
Allora, immaginatevi un po' lo scenario. Io ho un computer e ho dei sistemi meccanici e ci faccio un robot. Allora, intanto computer più sistemi meccanici non fa l'umanoide, fa un sistema automatico. Per fare l'umanoide devo avere la vista, il tatto, devo avere tutta una serie di caratteristiche in più. Comunque, anche se faccio un umanoide super sofisticato, tipo quello che vi ho fatto vedere, non arrivo al livello di un umano. Semplicemente perché se volessi che questo umanoide fosse a livello di un umano, dovrebbe avere una capacità di calcolo per cui il computer è grande, metà di questa stanza, e consuma 15 megawatt. Allora, ve l'immaginate un robottino di 1,30 m che ha la sua centrale elettrica indipendente e un cervello che deve essere collegato ad una macchina grande più o meno metà di questo auditorio? Non avrebbe senso, a parte come costo, non avrebbe senso come impresa. È sbagliato l'approccio, non è quello il metodo. Allora, cosa sta facendo la tecnologia? La tecnologia ha detto, vista l'impossibilità di replicare la potenza di calcolo e la specificità, il nesso fra corpo e mente, questa sinergia fra gruppi di neuroni che vi ho accennato prima, scegliamo un'altra strada. Decidiamo che c'è un supercomputer, diciamo un cloud, dove tutte le competenze, le conoscenze, gli algoritmi di controllo dei robot sono ospitati e processati. Quindi è un cervello unico. Questo può consumare 15 megawatt. Chi se ne frega? A questo cloud si attaccano milioni, se non miliardi, di robot. Grazie ad un protocollo di rete molto veloce, diciamo 5G, ma deve essere ancora più veloce, per cui io ho tante macchine individualmente stupide, che fanno 1 miliardo di operazioni al secondo, collegate ad un supercomputer dove c'è tutta l'intelligenza globale delle macchine. Allora, se ci riflettete un attimo, noi umani siamo autonomi, intelligenti con un'intelligenza indipendente, matti come dei cavalli, perché abbiamo una biochimica, abbiamo degli ormoni, abbiamo delle emozioni, quindi è chiaro che non siamo creature riproducibili dal punto di vista intellettivo, ma questa è anche la nostra forza, no? Siamo in grado di fare cose atroci, cose bellissime, siamo in grado di fare la guerra, siamo in grado di fare l'arte, è parte della nostra biochimica, ma abbiamo tutti un'intelligenza individuale irriproducibile. Le macchine hanno un solo cervello, uno, diciamo un super cloud, con un super computer da qualche parte. Non oso pensare a chi appartiene a questo computer, perché poi c'è un problema etico di cui parleremo fra un attimo, e sono mediamente stupide, ma tutte collegate al cervello unico. Capite che questa è una razza non biologica che non ha equivalente in natura. Conoscete un sistema in cui c'è un cervello e 1 miliardo di corpi attaccati? Ovviamente no. Potreste dire l'ape regina e le apette che ci sono intorno, però non è che l'ape regina pensa per le apette, le api operaie sono assolutamente autonome. Questa è l'altra specie. Allora il punto è, come si interfaccia un essere umano che è capace di intendere e di volere, di prendere decisioni sulla base di una serie di condizioni di contorno, rispetto ad un essere non umano che comunque anche lui è in grado di prendere decisioni sulla base di una serie di informazioni, di condizioni di contorno, che però vengono prese in maniera delocalizzata da qualche altra parte. Come ci interfacciamo con questa specie? Al momento questa cosa non ha nessun aspetto regolatorio, nessun aspetto etico, nessun aspetto filosofico, antropologico, sociologico, legale, di nessun genere, che sia stato ancora anche minimamente accennato. Voi vivrete nei prossimi 10 anni in un mondo dove le macchine saranno centinaia di milioni, diventeranno miliardi, e questo sarà un problema che vi riguarda. Però, se ci pensate, proprio per le cose che vi ho raccontato, non è che questi robot possano decidere di fare chissà cosa di male, perché facciamo una riflessione un po' più filosofica. Allora, qual è la differenza fondamentale fra umani e macchine intelligenti? L'umano ha una intelligenza biochimica, no? Noi siamo influenzati dal nostro umore. Vi dico un esempio tipico che viene fatto. Automobile autonoma. L'automobile autonoma deve innanzitutto non urtare, non fare del male agli umani. C'è un passeggero in macchina e ci sono dei pedoni sulla strada. Si rompono i freni. L'automobile deve decidere. È autonoma, eh? Mi butto nella scarpata perché non voglio uccidere i pedoni. In questo caso sacrifico il mio passeggero. Oppure sacrifico il pedone e salvo il passeggero. La macchina, essendo una macchina, ha degli algoritmi, quindi calcola una probabilità. Nei due scenari calcolerà la probabilità
che ha una percentuale più bassa di fare male a qualcuno. Quindi se buttandosi nel precipizio la probabilità di uccidere il passeggero è 99%, mentre andando contro il pedone la probabilità di uccidere il pedone è 98%, ovviamente sceglierà di andare sul pedone perché è 98%. È un calcolo e tutte le macchine a parità di algoritmo e di condizioni al contorno farebbero la stessa cosa. Questa è l'intelligenza algoritmica. Adesso prendete la macchina normale, guidate voi, ammetterete che se in macchina c'è vostro figlio oppure se il pedone è vostro fratello o vostra sorella, la decisione cambia e non c'è niente da fare, si chiama biochimica, noi siamo così. Questa è una cosa che la macchina nel calcolo non ce l'ha, non ce l'avrà mai. Perché? Perché la macchina non si riproduce, cioè non ha l'istinto di continuazione della specie che abbiamo noi. La macchina non si arrabbia, la macchina non vuole dominare perché non si alimenta, la macchina non ha bisogno del metabolismo degli zuccheri, dei grassi, di mangiare. Perché esiste da millenni la guerra? La guerra nasceva dal fatto che per difendere la nostra progenie, per difendere la nostra razza, il nostro popolo, nostra moglie, nostro marito, i nostri figli, noi andavamo a bastonare il vicino e gli prendevamo il mangiare, se lui ce l'aveva e noi non ce l'avevamo, no? Alla fine è tutta biochimica, è istinto di conservazione, istinto di sopravvivenza, voglia di alimentarsi, di avere il partner riproduttivo migliore. È così che è nata la razza umana, comunque è una razza animale, è da qui che ha sviluppato poi la sua storia. Ovviamente poi ha sviluppato dei codici, delle regole per evitare di andare a bastonare il vicino se aveva il pollo più bello, questo è fuori di dubbio, ma questa è anche un'evoluzione culturale. La macchina questo problema non ce l'avrà mai, non ha apparato riproduttivo, non ha apparato digerente. Se ci pensate, quando spegnete il computer, ritenete che possa avere paura? Lo spegnete, potrei dire ironicamente, sa che poi lo riaccendete e sa anche che se le batterie sono scariche le potete ricaricare. Quindi l'idea di mi spengono, non esisto più, non c'è, perché può essere riacceso. Nel nostro caso se ci spengono, un conto quando andiamo a dormire, ma se ci spengono, proprio ci spengono, dopo non ci riaccendiamo. Dalla paura della morte, cioè dalla paura della terminazione della specie, nascono una serie di sentimenti, cioè quindi di reazioni biochimiche e ormonali, che influenzano la nostra intelligenza. Allora, questa è tutta la lettura alla fine che va fatta del problema. Gli umani hanno un'intelligenza biochimica, hanno un'aggressività, una paura, una fame, provano amore, tutte queste cose qui che dipendono dalla loro componente biochimica, le macchine non ce l'hanno. Allora vi faccio notare un'altra cosa, come fate a educare o a punire una macchina? Che cos'è la punizione oggi? Cioè, nella storia dell'umanità, punire vuol dire deprivare. Quando io devo punire mio figlio piccolo perché ha fatto una marachella, gli levo il Nintendo Switch, no? E lui, sentendosi deprivato, entra in uno stato biochimico che non lo fa sentire felice. A livelli più alti ti levo la libertà, ti metto in prigione. Levandoti la libertà io ti levo la possibilità di contattare i tuoi vicini, i tuoi simili, di avere tutta una serie di cose della vita normale. Ti levo il cibo. Alla macchina io non gli posso dire ti metto in galera, perché alla macchina non gliene frega nulla. O ti levo il cibo, la macchina non mangia. Quindi persino il concetto di educazione, che è basato sul rapporto premio-punizione, e la punizione è sempre una ti tolgo qualcosa, perché il concetto di punizione è ti levo qualcosa, con le macchine non funziona. Quindi qui è l'intero impianto che riguarda l'educazione delle macchine, la punizione delle macchine, cioè non funziona, semplicemente perché non condividono la nostra biologia. Allora, non condividendo la biologia, sono più stupide nel fare i conti. Se competono con noi devono avere un cervello unico a cui si attaccano. Non possono essere educate, quindi socialmente è una razza diversa. Torno alla questione iniziale. L'avete capito? Siete pronti? Questi saranno dei partner con cui voi condividerete una parte della vostra esistenza. È chiaro che non sono partner pericolosi, perché alla fine nessuno di questi una mattina si sveglia e decide di levarvi qualcosa, proprio perché non avendo quella biochimica non ha nessun interesse a prevaricare. Alla fine sono super elettrodomestici. Quindi il primo messaggio di questa parte, ora vi farò vedere i robot, se no sembra troppa filosofia, il primo messaggio di questa parte è: occhio a quello che vi raccontano,
Il problema non è l'intelligenza artificiale, il problema è chi possiede il cloud, quelle 4-5 persone sul pianeta che hanno la superstruttura che consente di controllare milioni di macchine che un giorno saranno a casa nostra. E francamente, se qualcuno hackera il mio robottino di servizio e gli dice strozza la nonnetta, beh, questo mi preoccupa, ma non è un problema di etica delle macchine, è un problema di etica, se volete, della gestione del cervello, o di chi sta programmando del cervello elettronico, di chi sta programmando la macchina, di come è costruita. Così come evocare scenari hollywoodiani di macchine che impazziscono e prendono il sopravvento non ha nessun senso, perché il concetto di sopravvento è legato alla biochimica. E qui, per fortuna o purtroppo, non lo so, biochimica non ce n'è. A questo punto abbiamo parlato di mente, serviva per inquadrare socialmente il problema, parliamo di corpo. Adesso vi faccio vedere alcune di queste macchine che invece sono pensate per aiutare le persone. Questi per esempio sono dei quadrupedi, qui abbiamo studiato proprio il movimento delle capre. Guardate quando un sacco di 30 kg arriva, guardate, con due passi laterali questo animale si ristabilizza. Questo è pensato per lavorare nelle zone di catastrofe, dove ci sono frane, incendi, inondazioni e così via. Macchine di questo tipo non hanno nemmeno la necessità di essere particolarmente intelligenti, spesso sono teleoperate. Hanno sul dorso dei droni, che sono come gli insetti per le mucche, che volano, fanno la ricognizione del territorio, ritornano sul dorso e poi loro partono e vanno dove non vai con i cingolati, perché queste sono macchine che camminano ovunque. Questo è il centauro che vi ho accennato prima. Vedete, questo qui è stato pensato per arrivare dove non è possibile arrivare altrimenti con quattro zampe. Hanno sia locomozione a ruote che locomozione vera, proprio a camminata, e quindi arrivano dove non si può arrivare con le ruote. E una volta che sono arrivati, hanno poi le braccia a cui possono essere montate mani di tutti i tipi che consentono di operare al posto dell'umano. Tanto per darvi un'idea, questa è la situazione tipica. Vedete questo ragazzo? Lui veste un esoscheletro, si trova, che ne so, sulla stazione spaziale orbitante, lui è sulla Luna e fa esattamente quello che fa il suo, cioè in pratica il suo avatar, no? Il suo pilota lo pilota da lontano. Allora, in questo caso, capite, l'intelligenza non è importante, in questo caso quello che è importante è il fatto che l'operatore si trovi al sicuro e abbia tutti i feedback sensoriali. È su una sedia che vibra esattamente come vibrano le sue zampe, perché camminano, non so, su un percorso sconnesso. Sente dal punto di vista tattile quello che sente lui e vede, qui non ce l'ha con un monocolare, in realtà virtuale, quello che vede la macchina. Quindi l'operatore è immerso in un posto che si trova a migliaia di chilometri e fa quello che farebbe là attraverso il suo avatar. Dovete costruire una base spaziale, dovete lavorare in una zona di incendi, queste macchine sono progettate per questo motivo. Questo è un, diciamo, un aiutante un po' più sofisticato, è un umanoide di 1,75 m che, diciamo, è stato costruito sostanzialmente per aiutare nelle situazioni di lavoro pesante. Questo può andare ovunque. Una di queste macchine è andata al terremoto di Amatrice, nella zona del terremoto, e ha fatto rilievi delle crepe all'interno di case pericolanti, evitando che ci fossero gli operatori della protezione civile all'interno. Quindi gli operatori erano all'esterno, lui prendeva tutti i rilievi e li mandava wireless all'esterno. Queste sono le applicazioni per cui oggi si pensa a fare queste macchine. Ecco, questa è una macchina un po' più complessa. Questo è il più grande che abbiamo, in realtà è questo che è andato da Matrice, non l'altro, ma insomma sono della stessa famiglia. Vedete, questo qui è stato, questo fa cose particolarmente impegnative. Qui sta guidando un rover elettrico e lo guida in totale autonomia. È un po' troppo grande per il rover, quindi l'abbiamo dovuto sistemare un po' spostato con un pomello perché non c'entrava. Però vedete, sta facendo una gincana nel parcheggio dell'istituto, questo è fatto di domenica, e deve proprio guidare il rover esattamente come se fosse un pilota normale. Vedete il piede che accelera, questo è un rover elettrico, e sono delle prove fatte per il DARPA, per gli Stati Uniti, che ci hanno commissionato di fare un sistema, diciamo, che guida. E questo chiaramente è proprio il sostitutivo dell'essere umano, cioè si mette al posto nostro a guidare la macchina, non è la macchina autonoma in senso semplice. Questo è l'istituto, una delle sedi a Genova, dove è stato fatto questo robot. Questo invece che vi faccio vedere adesso è il sistema più, diciamo, più performante che abbiamo dal punto di vista cognitivo. Probabilmente l'avrete visto anche a Italy Got Talent, cioè è stato un po', insomma, ha fatto abbastanza, c'è un giro di advertisement molto forte. Allora, capite che qui
c'è tutta una tecnologia che è stata sviluppata per cercare di rendere questa macchina il più simile possibile ad un essere umano. Notate che lui si muove in questo modo perché ha una pelle completamente, che lo ricopre quasi completamente, che ha una risposta molto simile alla pelle dell'essere umano. È in grado di sentire non solo il punto di contatto, ma anche se uno spinge, tira, quindi è in grado di decidere di avvicinarsi, allontanarsi, eccetera. E poi vedete, ha questa stabilità che probabilmente Roberto Bolle e Dick Chang riescono ad avere, perché questa non è certamente una posizione che potete tenere in condizioni normali mentre uno vi perturba. Il tutto viene dal fatto che ci sono dei controlli molto avanzati, una capacità tattile sotto i piedi, il sistema vestibolare è a 6 assi, quindi insomma c'ha un sacco di tecnologia dentro. Ora, da questo è stato sviluppato poi un secondo robot a basso costo, che è quello che vedete qua. Questo si chiama R1, è un robot di plastica che, diciamo, è stato progettato per costare come uno scooter, non è una macchina da Formula 1 come il precedente, e questo in questo momento è in fase di test in alcuni ospedali, perché questa macchina è pensata per essere una macchina proprio di servizio in casa, è in grado di riconoscere i medicinali, darvi le dosi, fare servizio di supporto, non so, portare da bere o le pantofole a una persona che non si muove, e l'idea è proprio che queste siano macchine di servizio che hanno comunque bisogno del 5G, come vi dicevo prima, perché la loro intelligenza residente non è particolarmente sofisticata, però hanno abbastanza da riconoscere la casa, gli oggetti, la persona, da parlare, da avere un migliaio di vocaboli per poter interagire con la persona e così via. Poi vi farò vedere un'applicazione reale. Molto rapidamente vi serve che queste macchine siano delle macchine sociali, quindi la prima cosa, non devono farvi male quando ci interagite. Allora, è chiaro che per interagire con una macchina, la macchina non si deve comportare come un caterpillar. Non deve fare il gioco brutale, se tu sei più forte mi fermo, se io sono più forte ti travolgo. Deve essere, come si dice, cedevole. La cedevolezza viene dal fatto che la pelle, vedete qui dove si tocca si vede la zona rossa, no? La pelle è in grado di sentire il contatto, ma anche di sentire, come vi dicevo prima, se uno spinge o tira, in modo tale che l'intelligenza della macchina gli consenta di decidere che reazione avere. Tenete conto che voi, quando vedete uno che vi viene contro, se sorride e vi corre contro lo abbracciate, però se sorride ed è ingrugnito probabilmente vi spostate. Ecco, la macchina non ha ancora questa capacità di decisione così sofisticata, però già dal contatto riesce a essere più sociale. Tralascio tutta una serie di dettagli tecnologici, voglio solo farvi capire che per fare un robot di questo tipo dovete avere fra vista, tatto, udito, capacità di parole, eccetera, migliaia di sensori, sono circa 4.000 sensori che mediamente 100 volte al secondo danno le loro informazioni al cervello della macchina, e grazie a queste informazioni la macchina calcola costantemente il suo equilibrio, le sue decisioni, quello che fa. Per cui, persino per fare queste cose relativamente semplici, c'è un enorme lavoro di computazione, un enorme lavoro di elettronica e di controllo. Questa macchina ha 53 gradi di libertà, vuol dire che sono 53 assi intorno a cui ruota qualcosa, dalle falangi ai gomiti, alle spalle, alle gambe, alla testa, e tutti questi vengono sinergisticamente controllati in modo tale che si possa muovere come un essere umano. Quindi la sua potenza di calcolo serve ad avere un corpo che funziona come noi. Non gli potete chiedere anche di giocare a scacchi e di discettare di filosofia. Se lo deve fare, lo deve fare con un cervello da un'altra parte, a meno di non avere il suo supercomputer personale in casa. Ma capite bene che è impossibile avere una macchina così che costa 300-400 mila euro con un computer da 1 milione che consuma 10 megawatt tutto in casa. È una tecnologia che non ha senso in questo modo. Quindi il cloud, quello che vi raccontavo prima. Questo, per esempio, che vedete qua, noi abbiamo 6-7 robot in addestramento, passano le giornate a riconoscere oggetti, e come vedete oggetti dei più disparati, no? dai fazzolettini al cellulare, ai giocattolini, eccetera, riconosce il colore, eccetera, e poi dopo vengono intervistati e gli si chiede, non so, qual è la bottiglia di detersivo o quello che è. Lui, dopo aver imparato, diciamo, fa la scelta normalmente anche abbastanza accurata. Però dovete pensare quanto sia complesso il mondo della cognizione. Avete un'idea di quanti oggetti conoscete? Un essere umano quanti oggetti conosce? È una domanda imbarazzante. Allora, se io vi dico, ve la semplifico, se io vi dico, dico a uno di voi, mi porti un bicchiere d'acqua, mi dai quel bicchiere, addirittura lo indico, no? Allora, mi dai quel bicchiere, o dammi quella bottiglia, per cortesia. Allora, voi cosa fate? Guardate il mio dito. Più o meno intuite dal mio gesto che c'è un'intenzione, interpretate l'intenzione, e
sapete che quella è una bottiglia. Perché sapete che quella è una bottiglia? Perché più o meno vi ricorda una bottiglia. Però voi sapete che le bottiglie possono essere di tutti i tipi e non le conoscete tutte. Voi non siete stati addestrati per conoscere tutte le bottiglie del mondo, per cui quando vi dico datemi quella bottiglia, dopo aver riconosciuto la mia intenzione, riconoscete la bottiglia perché quella lì l'avete vista. Voi andate per funzione. Se avessi detto un bicchiere sarebbe stato ancora più semplice, perché per voi il bicchiere è un calice, una cosa di birra col manico, un flute, qualsiasi cosa che possa contenere dell'acqua, all'occorrenza è un bicchiere. Il fatto di ragionare per funzione vi aiuta, perché alla fine conoscete 2-3 mila oggetti per funzione e poi sapete che ognuno di questi può avere forme diverse. E alla fine gli oggetti che conoscete sono milioni, ma le funzioni sono un migliaio. Al robot la funzione non gliela puoi spiegare. Gli devi far vedere tutti i bicchieri. Quindi, se io dico al robot dammi quella bottiglia, o lui quella bottiglia lì l'ha già vista, oppure non la riconosce, perché io quella là non gliel'ho fatta vedere. Il che vi fa capire che se devo insegnare un robot per tutta la vita tutti gli oggetti che ci sono, dopo 40 anni sto ancora là a insegnargli tutte le cose che esistono, quindi è inutile. Ecco la difficoltà di trasferire il modello cognitivo umano a una macchina che impara in modo diverso. Quindi ora c'è tutta la parte che si chiama machine learning, deep learning, queste nuove tecnologie di cognizione che cercano di trasformare da imparo per oggetto a imparo per funzione. È una cosa molto complessa, sono modelli matematici evoluti, eccetera, e si sta lavorando con queste tecnologie per rendere questi sistemi più intelligenti. Vi faccio vedere a questo punto, verso la conclusione, rapidamente, a che serve questa roba. Allora, la prima in assoluto che per noi è fondamentale è che tutto quello che viene fatto in tecnologia deve essere dedicato all'essere umano. Perché se c'è una delle cose che probabilmente in questo momento sta sfuggendo anche al buon senso, è il fatto che molte delle cose che abbiamo, a partire da questi, sono per l'80% inutili. Diventano quasi non ergonomici. Poi ci hanno convinto col marketing che se non abbiamo l'ultima versione siamo dei dinosauri. Però se ci pensate, la vera funzione di questi affari è molto inferiore alle possibilità che in questo momento aprono. E spesso è una tecnologia ridondante che non serve. Allora, noi abbiamo un po' girato questo paradigma. Il fatto di poter lavorare con dei robot, di insegnargli a muoversi esattamente come noi, dargli le caratteristiche biomeccaniche nostre, e il fatto che poi il robot io lo posso fare a pezzi, perché non c'è nessun problema, non è un essere vivente, mi consente di fare delle cose importantissime. Questi sono tutti dispositivi che, a varia natura e con varie condizioni, sono stati estratti dal robot per fare riabilitazione a persone che hanno perso la mobilità per incidenti, neurodegenerazione, ictus, vecchiaia, sport. Tenete conto che dopo che noi abbiamo impiegato dieci anni a insegnare al robot a muoversi come il miglior atleta possibile, capite che quei programmi possono essere bigettivi, no? Io ti ho insegnato a muoverti, dopodiché tu conosci come regolare la forza, la coppia e la posizione, mi puoi rinsegnare un movimento che io ho perso. Ovviamente devo avere una macchina studiata intorno al paziente. Vi faccio vedere alcuni esempi. Questa che vedete qua è stata il primo prototipo di mano fatto con 3D printing. Vedete, c'è un solo motore, qui, uno solo, che governa due tendini in configurazione spingi-tira, che consente di fare l'85% delle prese di una mano umana. Allora, questi sono pazienti veri, ragazzi. Purtroppo la vita vera alle volte non è bella. Allora, sui nostri pazienti mettiamo dei sensori che sono in grado di percepire la contrazione del moncherino, generano piccoli campi elettrici. Questi campi elettrici diventano gli input per la mano robotica, che ha la sua intelligenza. Viene fatta una protesi standard, cioè l'invaso della protesi passiva, quella con l'uncino, però a differenza di quella passiva, queste protesi sono personalizzate e si mettono questi contatti speciali, quelli che vi ho fatto vedere, che sono questi qui, nelle posizioni che sono proprio specifiche, no, personalizzate del moncherino del paziente. A questo punto, dopo 2 mesi, il paziente è in grado di fare delle cose con una precisione pazzesca. Si è addestrato la mano da solo. Questo succedeva 4 anni fa, d'accordo? A distanza di 2 anni, quindi circa 2 anni e mezzo fa, lo stesso paziente di prima adesso addestra la sua mano, questa qui è molto più sofisticata dell'altra, vedete, no? È fatta con materiali pregiati, ha la rotazione del polso e vedete che lui educa, intanto trova la miglior posizione per i contatti e educa la mano a fare quello che vuole lui. Allora, questo signore
35 anni fa ha perso una mano in falegnameria. È uno dei tantissimi amputati che abbiamo, lavoriamo con l'INAIL nel centro di Budrio. È stato uno dei principali sviluppatori della mano, perché queste cose si fanno partendo dall'utente. Voglio farvi una domanda. Secondo voi, noi quando abbiamo cominciato, siamo andati dai pazienti e gli abbiamo detto: qual è il vostro primo desiderio? Cioè, cosa volete da una protesi? Ci sono delle protesi sul mercato, per carità. Però gli abbiamo chiesto: tu cosa vorresti? Secondo voi, che cosa hanno chiesto i pazienti? Qual è stata la richiesta numero uno? Però alzate la voce perché non vi sento. Nessuna idea? Vabbè, ve la dico io. Io, diciamo, pensavo chissà che. La prima cosa che mi hanno detto è: vogliamo andare al bancomat e prendere i soldi da soli. Sì, è vero, anch'io ho sorriso all'inizio, però se ci pensate, il bancomat c'ha la tessera orizzontale, no? Allora, siccome la mano non ha il polso che ruota, io posso prendere la card, no? Dopodiché ho un problema, o mi devo abbassare così, oppure diciamo mi devo girare così, è un movimento che loro non vogliono fare. Loro vogliono prendere una card e poter girare il polso per fare quello che facciamo noi. Ok? E quindi gran parte della sperimentazione si è sviluppata sul controllo, ovviamente oltre che della mano, vedete che precisione, anche sulla rotazione del polso. Nella immagine di prima vi ho fatto vedere il primo paziente che girava. Risultato: un anno fa, adesso è certificata CE, quindi certificata come prodotto medicale, questo è il prodotto finito, questa è la mano. Adesso vedrete che prende, notate anche la capacità di carico, no? Cioè prende tranquillamente una bottiglia piena, può tirare sino a 10 kg su, gira il polso, si versa l'acqua. Allora, una mano del genere adesso costa circa 11.000 euro, il miglior concorrente tedesco ne costa 45.000. E questa è stata però sviluppata bottom up, no? Cioè partendo da una tecnologia molto forte, chiedendo quale fosse la necessità del paziente. Guardate, questa è sempre lo stesso signore, questo è il nostro power user, il nostro Vettel, no? Il nostro Vettel che ci, diciamo, collauda tutte le Formula 1. Questo qui adesso va in cucina con lo spray, col Glassex. Adesso vedrete come manipola la carta. La sensibilità di un foglio, come vedete, no? Altra cosa importante, siccome ci hanno chiesto di avere l'articolazione del polso, adesso vedrete un altro aspetto importante. Loro sono in grado, grazie a questo tipo di tecnologia, di fare un movimento che è molto naturale. Questo movimento del polso, che è implicito a questo, è fondamentale per consentirgli di avere un'esistenza normale. Non potreste fare questo se il polso fosse rigido, no? Perché se il polso fosse rigido non usereste la mano per pulire una superficie. Ok, vado avanti. Questo è un altro set di macchine per la riabilitazione. Abbiamo chiesto a persone che non hanno l'uso delle gambe: qual è la prima cosa che vuoi fare? Allora, non vi faccio la domanda. Non era la maratona comunque, ma ci hanno detto tutti: vorremmo andare in bagno in autonomia, senza svegliare alle 3 di notte la persona che c'è accanto. Quindi l'esoscheletro lo dobbiamo vestire da soli. Mentre se voi prendete un esoscheletro, ce ne sono, da 250.000 euro, di origine militare, è una macchina fantastica, pensata per i militari, però un cristiano si mette questo affare, che è stato progettato per portare a 18 km orari dei grossi carichi. Non è pensato per il malato, no? Questi sono velcri che tu ti puoi mettere da solo, anche stando a letto in sedia a rotelle, e sono personalizzati. Questo ragazzo qui, vedete, ha 3 velcri, uno sotto il ginocchio, uno sulle cosce, uno sulla vita. Una batteria che dura 2 ore, è una macchina molto leggera, pesa una ventina di chili, i concorrenti ne pesano 70, 60. Ok? Quindi questo è poi alla fine il motivo per cui uno si mette su certe tecnologie, perché o si fa questa roba qui, oppure viene anche un po' il dubbio che sia una tecnologia per il marketing, no? E ritorno ad esempio il telefonino, che per gente come noi è molto difficile da capire. Questo è invece quello che vi dicevo prima, questo è un appartamento dove ci sono degli anziani, una casa proprio per gli anziani, dove stiamo testando l'assistenza all'anziano. Ovviamente quel ragazzo che vedete è uno dei nostri ingegneri, non è un anziano, e gli ha detto: vai in cucina, non c'è l'audio ma compaiono le scritte, vai in cucina e portami il succo di frutta. Il robot ha tutta la mappa della casa, vedete che qui si è alzato per arrivare all'altezza piano, e non gli ha detto
vai in cucina, sul tavolo in posizione XYZ e prendimi la scatoletta di succo di frutta verde in posizione ABC e portamela nella posizione ZKL, perché questo lo sa fare qualunque macchina automatica. Gli ha detto, vai in cucina e portami il succo di frutta. Ci ha messo un minuto e mezzo, che probabilmente nessuno di voi avrebbe atteso volentieri. Però con un 4G collegato a un server, quindi diciamo con una potenza di calcolo alta. Però capite? La macchina autonomamente è andata in cucina, si è guardata intorno, ha visto che c'era una cosa che poteva essere un succo di frutta, ma non gliel'avamo fatta vedere prima, eh? Ha ragionato per funzione. Siamo a livello della scimmia, va bene? Siamo a livello della scimmia, però questa è pensante, ha preso una decisione e ha portato il succo di frutta. Ci ha messo troppo, ma va bene così. Alcune di queste macchine ora stanno facendo l'educazione dei bambini autistici, abbiamo dovuto dare loro delle espressioni addirittura, come vedete qua, perché è importante l'empatia. Noi purtroppo cerchiamo empatia nella macchina. Alcune di queste si comportano come... Si comportano come i nostri avatar. Guardate, vedete, qua abbiamo rovesciato il paradigma. Lui sta camminando e questo qua è il criceto. È uno dei nostri ricercatori che è ingabbiato in realtà virtuale su una pedana che gli dà l'impressione di camminare. In realtà lui cosa sta facendo adesso? Vede nella realtà virtuale ciò che vede il robot e dice al robot cosa fare. Questo è proprio avatar al 100%. Tenete conto che questa cosa qui è fatta diciamo a distanza di pochi metri, ma non ci sarebbe differenza se voi foste a Roma e il robot fosse a Genova, purché ovviamente il wireless fosse veloce. Capite? Questa macchina opera per voi e potrebbe operare in un incendio, in una centrale nucleare, sottoterra, in una miniera. E questo è il concetto. E infine, questo ci teniamo molto, questo è un esperimento molto innovativo. Sapete tutti cos'è Industria 4.0, no? Ecco, questa, se volete, la possiamo chiamare 5.0. Qui c'è un'operaia, una nostra ricercatrice, che ha dei sensori che misurano la fatica sulle sue articolazioni. Qui sta con una spray da 1,5 kg, sta diciamo simulando il movimento di pittura di un paraurti. Dopo un po' si stanca, la posizione non è ergonomica. L'Europa paga 200 miliardi all'anno per i danni fisici dovuti al lavoro. Cosa fa il robot? Legge la sua fatica e cambia la posizione finché non torna verde, cioè a bassa fatica, la posizione dell'operatore. Adesso si mette in un'altra posizione infame, vedrete che fra un po'... Qui questi misurano la fatica delle diverse articolazioni, vedete che riprende a salire, a un certo punto gli diventano i lombari rossi, le ginocchia rosse, le caviglie, adesso fra un po' vedrete che è chiaro perché questa è una pessima posizione. Allora il robot misura l'accumulo di fatica e cambia la posizione in modo tale che l'essere umano ritorni a fatica minima. Questa è intelligenza artificiale, d'accordo? Certamente non è quella che ci soppianterà, ci sostituirà come civiltà, ci farà del male. È una roba utile agli esseri umani, che non penso vada temuta, ovviamente va gestita. Ok, io mi fermo qua. Concludo solo con una cosa, diciamo, che è un su cui vorrei farvi riflettere. L'ho scritta qui, è in italiano, peraltro. Allora, ragazzi, voi siete cresciuti in un'epoca in cui vi hanno detto che l'indicatore principale è il PIL, il prodotto interno lordo, e vi hanno convinto che continuando a produrre sempre di più e facendo crescere il PIL in maniera indeterminata e continua, diciamo, questo è il progresso e questo è quello che garantisce il benessere, d'accordo? Ora, in fisica niente cresce all'infinito, quindi questo è un modello stupido. In realtà questo è un modello basato sul fatto che noi produciamo più pezzi nell'unità di tempo e buttiamo l'immondizia a casa del vicino. Mettiamo le fabbriche sporche nei paesi sottosviluppati, mandiamo la plastica a riciclare in India, in Cina e così via. È stato un po' imbarazzante scoprire nel 2020 che ci siamo, insomma nel 2010, un po' prima, che ci siamo accorti che questa filosofia non portava da nessuna parte, perché purtroppo il pianeta è un sistema chiuso, quindi se anche io vivo bene qua e l'immondizia la scarico da un'altra parte, poi gli effetti climatici, gli effetti dell'inquinamento, le plastiche nel mare, le falde acquifere, eccetera, alla fine me le ritrovo anche io sul groppone. Non è che io, se vivo in Norvegia, ho tutte macchine elettriche e scarico l'immondizia in Romania, in Norvegia va tutto bene. Prima o poi il cambiamento climatico tocca anche alla Norvegia. Questo ha creato un sistema completamente sbilanciato con paesi debitori e paesi creditori. I paesi creditori sono quelli a cui abbiamo dato tutte le cose sporche
Gli abbiamo detto: adesso tu produci la roba sporca, affari tuoi se vivi nella monnezza, e io ho il PIL che cresce e ho le batterie e le macchine elettriche. Questo è stato quello che abbiamo fatto come paesi cosiddetti civili avanzati rispetto al resto del mondo. È chiaro che questo sistema non funziona. Infatti, quando la temperatura si alza anche per noi, che siamo debitori, non creditori. Quando i mari si sollevano anche per noi. Quando non nevica o non piove, tutto va alla rovescia. Il problema ce l'abbiamo anche noi, non è che rimane in Romania o in Cina. Bene, allora forse voi che siete rappresentanti di nuove generazioni e si spera sarete una classe dirigente migliore di come siamo stati noi, forse vi dovrete porre un problema. Se noi vogliamo avere, un modello di società di Homo habens, dove le risorse si sfruttano a livello di primo arrivato, primo servito, e la società è a molte velocità, tanto voi dite chi se ne frega, gli altri stanno male ma io sto bene, il PIL a casa mia cresce, che è una sciocchezza colossale, oppure forse voi vi dovrete fare portavoce di un modello diverso, che è anche basato sulla fratellanza, che è quello dell'Homo sapiens 2.0, un nuovo Homo sapiens, che dice che probabilmente la crescita del PIL non deve essere locale, io cresco in Italia e me ne frego di cosa succede in India, no, deve essere una crescita del PIL globale, a costo di rinunciare a crescere un po' noi, dobbiamo pensare che se cresce tutto il resto fa comodo anche a noi. Il PIL va misurato in sostenibilità. Oggi l'errore fondamentale è che io misuro solo gli aspetti benefici di una certa politica industriale, ma non conteggio i difetti, perché non conteggio il costo che avranno certe cose, perché tanto dico quello lo scarico da qualche altra parte, ma non è vero, perché questi costi arrivano. Allora voi forse con i vostri studi tecnici, umanistici, economici dovrete pensare che la sostenibilità dovrà diventare uno, forse il principale elemento su cui valutare la correttezza delle scelte di un popolo e quindi di una classe politica. A questo punto i robot, l'intelligenza artificiale, ma cosa volete che siano se non dei super elettrodomestici che devono fare bene il lavoro? Per me i robot sono delle macchine che devono abbassare il costo idrico, il costo energetico e l'impronta di carbonio della nostra manifattura. Io non voglio produrre più automobili all'anno, ne voglio produrre lo stesso numero che produco oggi, che sono già tante, però dimezzando la quantità di acqua, di energia e di carbonio immessa in atmosfera. Questo è un modo di alzare il PIL migliore di chi dice ne produco di più e poi a babbo morto vediamo dove vanno a finire. Allora ragazzi, rifletteteci, perché gli strumenti che abbiamo oggi in mano servono a fare questo e saranno strumenti vostri, non nostri, perché purtroppo la mia generazione ha già sbagliato tutto. Io sono più preoccupato per i miei figli, cioè per voi, data la classe d'età, e spero che questo messaggio vi rimanga quando farete le scelte di studio. Perché se non capite che avete in mano un futuro che già vi è stato un po' rovinato, rischierete per inerzia di farvi travolgere dal casino che è stato fatto sinora. E mi pare che gli indicatori attuali non diano segno di miglioramento, assolutamente no. Grazie per la vostra attenzione e buon lavoro. Caro Roberto, ti ringraziamo particolarmente, almeno io personalmente, ma dall'applauso mi pare di capire che anche i nostri studenti hanno condiviso le tue preoccupazioni. Quindi esseri umani prima di essere qualunque altra cosa o qualunque nazionalità. Si erano aperte adesso le eventuali domande. Ce n'è qui una, prego. Beh, il ragazzo è uno che è abituato a fare le domande. Buongiorno, Esposito Matteo di Ingegneria Informatica. Sì, non si sente, io ogni volta ci litigo, ok. Allora, una piccola domanda. Nel corso della sua presentazione abbiamo parlato di intelligenze artificiali, di robot single purpose, quindi che si occupano di una determinata cosa. E come dice lei, giustamente non possono rappresentare una minaccia fin quando di fatto si riferiscono a quel dato ambiente di lavoro, a quella data situazione. Invece le volevo chiedere, professore, per quanto riguarda invece la possibilità di creare robot e intelligenza artificiale general purpose, cioè come essenzialmente come sono i nostri computer oggi, quindi non sono specializzati a fare una determinata cosa, lì ci sono reali problemi etici o anche d'altronde una reale utilità di creare intelligenze artificiali general purpose con tutti i problemi che ci possono ovviamente essere connessi? Grazie. Grazie. Io oggi vi ho fatto vedere alcune macchine che sono probabilmente in questo momento il meglio del general purpose che puoi trovare. Detto molto francamente, si può fare, basta avere supercomputer dedicato, rete locale 5G, 6G dedicata,
una macchina super performante dal punto di vista sensoriale della risposta, e ti sei fatto un oggetto che tecnicamente può fare un sacco di cose. 100 milioni? 10 megawatt di potenza? Diciamo, qualche numero. Sì, si può fare, però onestamente, ma che tecnologia è? A che serve? Questo è un oggetto che sostanzialmente sarebbe limitato dalle sue, sì, sarebbe limitato dalle sue stesse limitazioni, nel senso che, capisci, non è general purpose nel momento stesso in cui ha bisogno della centrale elettrica, il supercomputer, eccetera, è troppo limitato. La verità è che la macchina general purpose deve essere portable, portatile. E se tu dici portable, allora la potenza che hai, se ti va bene, è 1000 watt con le batterie, quindi cominciamo col dire che con 1000 watt 5 computer così, attuatori, motori, sensoristica, rete, insomma, il bottleneck è l'energia. Poi, fantascienza, se fra 30 anni esce fuori un computer quantistico, no? Sicuramente ne hai sentito parlare, che ti consente di fare l'equivalente dell'exaflop come potenza di calcolo senza elio liquido con 10 watt, e vabbè, allora ognuno di questi robot avrà il suo computer quantistico grande così, che a quel punto però è come il nostro cervello, e lì con sistemi neuromorfi, con tutto quello che ti pare, verrà una macchina general purpose fantastica. Però stiamo parlando di un qualcosa che, cioè, il giorno che c'è un computer quantistico così, ma chi se ne frega della robotica e dell'intelligenza artificiale? Hai scollinato a un livello di tecnologia talmente superiore che avremo altri target. Al momento semplicemente non è worth to do, non è cost effective, non saprei proprio come dirti, è una grande scemenza. Cioè, oggi bisogna essere onesti e dire sono dei begli elettrodomestici utilissimi per alcune cose, e infatti se ci pensi si fa grande confusione, perché dicono ecco, la macchina ha battuto il campione mondiale di scacchi. Sì, ho capito, ma fa solo quello? Non è in grado di portarti un caffè, e con 200 kW di potenza? Allora, francamente, battere, che ne so io, Spassky o chi era, non mi ricordo quello che è stato battuto, sì, insomma, Kasparov, sì. Battere uno così, con 200 kW di potenza e non saper fare nient'altro, non è una grande vittoria, capito? È proprio, guarda, il mio è proprio realismo da quattro soldi, ma in certi casi credo sia necessario. Ecco, c'è una domanda. Salve. Allora, io dove sono... Dove sei? Non ti vedo. Ah, eccola, sì. Allora, io sono un'infermiera. Ultimamente è stato introdotto negli ospedali, come prova, un robot per sostituire... Non so bene quale figura all'interno del reparto ospedaliero. Mi chiedo, ora, i telegiornali e i giornali l'hanno posto come il sostitutivo delle infermiere. Sì, sì. Ora, è impossibile che sia così, perché quello che può dare la figura umana all'interno dell'ospedale non la può dare un robot. Ma quello che mi chiedo è come è possibile standardizzare un processo di cura, e infatti, soprattutto una diagnosi medica che è data da una multifattorialità. Ma guarda, cioè, dico, non c'è nemmeno la forza da sfondare. Questo in realtà è proprio l'effetto di questa politica di questa cultura dell'informazione fake, capito? Io non so quale sia l'ignorante o l'imbecille che ha detto ecco l'infermiera, ma di che parliamo? Guarda, io ti posso dire, sarò brutale. Se per aggiustare il cesso che si è rotto io devo prendere un supercomputer, un robot a 100 milioni, capisci che mi conviene più l'idraulico, no? Ecco, in questo momento non c'è intelligenza artificiale che possa riparare un cesso, e lo sai perché? Perché i cessi sono tutti diversi e le otturazioni sono tutte diverse, e non c'è possibilità che ce la faccia, o perlomeno se vuoi che ce la faccia devi prendere un supercomputer pazzesco con un robot pazzesco e dici ma scusa, ma chiama l'idraulico che conviene. Ecco, beh, e onestamente vale per tutti i lavori dove c'è da improvvisare, da avere esperienza, eccetera. Tu figurati se sostituisci l'infermiere, non fosse altro per il rapporto empatico col paziente e per l'esperienza pregressa. A cosa servono queste macchine? Io ce l'ho un robot in una casa di un malato, a cosa serve? Se la persona è sola, perché c'è un cambio di turno, perché, che ne so io, non c'è un badante, perché c'è carenza di personale, il robot non può sostituire sicuramente l'infermiere, però gli può andare a prendere le pantofole e portare un medicinale leggendo un codice a barre e ricordare qualcosa. È un telefonino in grado di fare qualche piccolo lavoro di trasporto fisico. In questo senso è un elettrodomestico, come dicevo prima.
Quindi l'errore non è chi sta sperimentando una macchina che aiuta e supporta, perché questo non è molto diverso da avere in azienda un transpallet che ti solleva le cose, è un facilitatore, un aumentatore di performance. L'errore è voler dire al pubblico che questa roba sostituisce l'umano, e non lo può sostituire l'umano per quello che vi ho fatto vedere prima. Perché tu non sostituisci con un robot che fa 10 all'8 operazioni al secondo un infermiere che di operazioni al secondo ne fa 10 alla 16. 100 milioni di miliardi. Allora, cosa c'è dietro questa capacità di calcolo? Che l'infermiere sa fare un sacco di cose pazzesche che il robot non saprà fare mai. Allora, se parliamo di prendere un medicinale, leggere un codice a barre e dare una mano quando non c'è nessuno, ci può stare. Ma non mi sembra assolutamente quello il target. In particolare i lavori ad alto skill, quelli ad alta esperienza, sono lavori intoccabili per le macchine. Io invece penso che potrebbe essere utile avere delle macchine che ti aiutano a portare delle robe, che le chiami e vengono e ti portano, non so, hai dimenticato il laccio emostatico in una sala, vammela a prendere, quello te lo prende. Questo forse può essere utile in certe situazioni, che ne so, di notte quando c'è poco personale. Io sono 200% d'accordo con la tua analisi, e trovo inverecondo che vengano raccontate queste cose tanto per fare, sai, un po' di pubblicità, fare lettori. Ci sono altre domande? Non vedo mani alzate. Va bene, grazie. Ragazzi. Un momento. Arrivederci. Scusa Roberto, c'è una signora. Ops. Buongiorno, sono un'insegnante. Forse per affinità di età mi interessava, diciamo, l'argomento dell'impatto ambientale, e mi domandavo se in questi istituti di ricerca così all'avanguardia ci sia un settore di persone specializzate, ingegneri o comunque figure professionali, che si occupino oggi del problema degli scarti, dei rifiuti, sicuramente, diciamo, impatto ambientale notevole. Sì. Non rimandare tutto alle nuove generazioni, insomma. No, certo. Allora, io le posso parlare solo del nostro istituto. Dunque, noi abbiamo 1700 persone, un terzo si occupano di tecnologie per la sostenibilità. Sono tutti quanti material scientist, chimici, ingegneri chimici, biologi, ed in particolare noi abbiamo... In questo momento, fra le attività principali, abbiamo sviluppato delle plastiche che vengono prodotte da scarti dell'industria vegetale, quindi 100% vegetale, ciclo dell'acqua, ciclo del rifiuto, sistemi di coating, antibatterici, packaging alimentare, è probabilmente insieme alla robotica la linea più forte che stiamo sviluppando ed è anche quella più finanziata a livello internazionale. Produce il 45% dei brevetti dell'istituto, ha già prodotto 6-7 company. Posso garantirle che è una macchina da guerra. Anzi, nella fattispecie di quello che ho detto oggi, il robot, quello che chiamiamo infermiere, no? con tutti i caveat che ho fatto con la collega prima, con la signora prima, il robot di plastica, quello bianco, adesso diciamo, abbiamo sviluppato le plastiche biodegradabili perché nel nostro futuro modello, se quello diventerà un prodotto, dovrà essere in larga misura composto da plastiche biodegradabili, in modo che non diventi a sua volta un residuo non smaltibile. Quindi c'è tutta una tecnologia che stiamo sviluppando per riuscire a fare questi robot in larga misura con componenti totalmente biodegradabili. Ma non basta, eh. Cioè, un paese civile dovrebbe avere 30.000 ricercatori che fanno questo dalla mattina alla sera, perché dipenderà, nei prossimi 20 anni succederà qualcosa che, se non succede, a quel punto non riusciremo a tornare indietro. Cioè, se non succederà qualcosa, a quel punto non torneremo indietro. E credo che questa sia una responsabilità politica che non è chiara al momento. Bene. Allora, ringraziamo ancora il professor Cingolani. E voi avete il vostro break fra una quindicina a 20 minuti. Ci vediamo alle 11. Arrivederci.
Bene, grazie. Allora, come vi dicevo all'inizio, oggi parliamo prevalentemente di scienza, abbiamo visto l'intervento del professor Roberto Cingolani e adesso è la volta del professor Roberto Battistone. Bene, le notizie più fondamentali le potete certamente trovare in rete. La cosa che mi piace ricordare è che il professor Battistone, si è laureato alla Scuola Normale di Pisa, poi è passato all'Università di Perugia e all'Università di Trento, dove anche attualmente insegna. Nel 16 maggio 2014, a seguito di una selezione del Comitato Internazionale, è stato nominato Presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana. Questa nomina gli viene riconfermata l'8 maggio del 2018 e successivamente con l'attuale governo invece questa carica gli viene revocata. Questo ha fatto molto scalpore nel mondo scientifico, perché la personalità di Roberto Battistone è al di sopra di ogni ragionevole dubbio e naturalmente le cose che oggi ci racconterà sono invece di carattere prettamente divulgativo. Cosa dire? Attualmente il professor Battistone è presidente della Fondazione Amaldi, una fondazione votata al trasferimento tecnologico fra il mondo della ricerca e il mondo industriale. Naturalmente ha un numero significativo di pubblicazioni, citazioni, di queste cose, però naturalmente soltanto gli addetti ai lavori sono interessati, è inutile che ve le racconto. Un riconoscimento particolarmente mi ha incuriosito, gli è stato dedicato l'asteroide 21.256 Roberto Battistone, ma in funzione della sua qualifica di astroparticellare questo era abbastanza scontato. Do quindi la parola a Roberto Battistone che ci racconta delle ricerche, delle esplorazioni umane nello spazio. Grazie. Grazie professor Davoli, e sono molto contento di essere in questa università così prestigiosa oggi. Nella prossima oretta vi voglio fare un po' ricordare da dove veniamo nel settore spaziale, ma soprattutto sognare cosa si può fare e in che direzione ci si può muovere nei prossimi anni, visto che voi siete ancora in buona parte perlomeno alla scelta dell'università, o se siete all'università state ancora definendo che cosa farete da grandi. Bene. Ma devo stare molto vicino, quindi forse mi metto qua. Devo far così. Ah sì, devo far così. Sono un po' alto. Gelato, grazie. Eccoci qua. Oh, così va molto meglio, grazie. Benissimo. Il testo delle slide è in inglese, ma vi parlo in italiano, penso che sarà un buon compromesso. Bene, dove ci troviamo noi nell'universo? Ci troviamo in un pianeta, la Terra, su un pianeta la Terra, particolarmente accogliente, teniamocelo stretto e teniamocelo bene questo pianeta con questo sottilissimo strato di atmosfera in cui da qualche centinaio di milioni di anni la vita si sta sviluppando e da cui qualche centinaio di migliaia di anni fa è iniziata la storia che ha portato alla nostra specie che in questo momento sta popolando in modo intensivo il nostro pianeta, al punto che sta inducendo anche alcuni cambiamenti climatici. Ma il nostro pianeta, che è un piccolo pianeta rispetto a quelli che fanno parte del Sistema Solare, si trova vicino alla stella Sole, questi sono i rapporti dimensionali, all'interno di questo sistema planetario
ci sono pianeti molto più grossi come Giove, Saturno, ci sono pianeti molto lontani, e se noi pensiamo a che cosa abbiamo fatto fino ad ora per andare a esplorare questo spazio vicino del sistema solare, che vi renderete conto fra poco è un angolo piccolo 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 di un immenso universo dentro cui c'è un piccolissimo pianeta dentro cui ci siamo noi, che cosa abbiamo fatto in questi ultimi 70 anni per esplorare questo enorme spazio che ci circonda, partendo dallo spazio immediatamente intorno alla Terra, poi pensando di andare più lontano, la Luna per esempio, e via dicendo. Beh, è una storia molto ricca di eventi, è una storia al cardiopalma, specialmente all'inizio, quando nel 1957 un oggetto che è grande quanto una sedia, no? Un piccolo satellite, Sputnik, lanciato, io ero appena nato, avevo circa neanche un anno e mezzo, lanciato dai russi intorno alla Terra per la prima volta da sempre, si è messo a mandare i segnali radio, bip, 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 irraggiungibile dalla contraerea, irraggiungibile da ogni forma di arma di difesa, potenzialmente pericoloso, dimostrava in quella fase la superiorità tecnologica della allora Unione Sovietica sul resto del mondo. Fece uno scalpore immenso, la prima volta che un oggetto artificiale è stato messo in orbita intorno alla Terra per fare bip, bip, bip e dimostrare che era possibile impadronirsi, raggiungere un obiettivo, un punto di vista che fino allora mai, mai era stato raggiunto. Gli americani nei 14 anni che seguono, sono estremamente sintetico, sono di anni intensissimi, sui giornali italiani, mondiali, c'erano in prima pagina lo spazio, era presentissimo, il primo satellite, il primo cane nello spazio, il primo uomo nello spazio, la prima uscita spaziale, la prima donna nello spazio, quasi sempre all'inizio erano sempre i russi a essere i primi. Gli americani si sono messi a rincorrere, all'inizio li hanno presi di contropiede totale, passano 14 anni circa e ancora i russi mandano il primo uomo nella 57-61, ancora i russi mandano il primo uomo al di fuori della Terra, dell'atmosfera. Finalmente nel 69, 12 anni dopo il lancio dello Sputnik, con una quantità di eventi intermedi, prima donna e via dicendo, prima uscita dalla navicella spaziale, e gli americani lanciano un'iniziativa estremamente ambiziosa, John Kennedy dice dobbiamo andare sulla Luna e metterci un uomo, un equipaggio, una bandiera americana. Nel 69 Neil Armstrong e Buzz Aldrin è ancora vivo, diventarono i primi due uomini a mettere piedi, Armstrong è morto, a mettere piedi sulla superficie lunare. Se uno guarda in modo sintetico che cosa è successo in questi anni, sull'asse orizzontale c'è il tempo, dal 57, lo Sputnik, fino al 75-76, che è lo sviluppo del programma, la fine del programma Apollo, che come sapete a un certo punto è stato interrotto dopo l'incidente di Apollo 13, ci furono altri due lanci, poi ci si fermò. E queste linee, azzurro e rosso, mostrano il raggiungimento di alcuni obiettivi e collegati anche alla distanza asse verticale dalla Terra, che in rosso l'Unione Sovietica, in azzurro gli americani hanno raggiunto. Allora i russi hanno raggiunto per primi chiaramente il lancio dello Sputnik, dopodiché ci fu un lancio di un satellite americano Explorer, passano 3-4 anni, si mette il primo uomo in orbita, i russi, poi vanno gli americani,
Poi vedete quella sequenza? Una donna, due uomini, tre uomini, una doppia orbita, un'uscita spaziale, una durata lunga, non più pochi giri ma qualche giorno, qualche settimana, un incontro fra due astronavi che ha permesso lo spostamento dell'equipaggio dall'uno dall'altro, orbite più alte. A un certo punto vediamo che all'avvicinarsi dello sbarco sulla Luna gli americani incominciano a superare i risultati dei russi e finalmente con l'Apollo sulla Luna raggiungono l'obiettivo di dimostrare una superiorità o una totale competitività nei confronti dell'allora forte avversario Unione Sovietica. Quindi in questi anni, dagli anni 57 agli anni 70, si svolge quella che si chiama la corsa spaziale, la gara che fu motivata fortemente non tanto dall'obiettivo scientifico romantico, l'astronauta andare su un altro pianeta, ma fortemente da una competizione tecnologica che si accompagnava alla competizione politico-militare dei due blocchi. Quindi la prima fase dello spazio è stata fortemente orientata a uno spazio non militare, perché di qui di militare non c'è niente, ma uno spazio in cui si dimostra la superiorità tecnologica e quindi si fa capire all'avversario o al resto del mondo che potremmo essere in grado di fare delle cose molto sofisticate, molto innovative, che potrebbero anche rendere un giorno in grado di poter essere superiori da un punto di vista militare. Bene, oggi faccio un salto di 30 anni, lo spazio è molto altro che la dimostrazione di capacità tecnologica, dimostrare i muscoli, una superpotenza contro un'altra. Oggi lo spazio è telecomunicazioni, tutti voi avete le parabole televisive con cui vedete i canali ormai a migliaia, alcune volte a pagamento, altre volte gratis, puntando in un punto del cielo, forse non sapete perché, ma in quel punto c'è un satellite a 36.000 km di altezza che gira alla stessa velocità della Terra e quindi può permetterci di ricevere quantità enormi di informazione televisiva. Oppure avete in tasca il vostro cellulare e usate continuamente il navigatore per andare da una parte all'altra di Roma o addirittura per capire dove sono gli intasi del traffico o un eventuale incidente. Bene, quella roba lì è grazie a dei satelliti chiamati GPS che girano sulle vostre teste, ce ne sono circa 28, e che vi permettono di sapere continuamente, giorno e notte, ovunque sulla Terra, dove siete con una precisione di qualche metro. L'Europa sta costruendo un sistema Galileo analogo, fra un paio d'anni sarà operativo, si aggiungerà quindi a quello che già usate come GPS. Quando fate delle telefonate, specialmente in zone poco coperte dalla rete di terra della telefonica, sappiate che c'è un sistema di trasmissione che coinvolge anche i satelliti che accompagna la vostra capacità di telefonare o di avere accesso a internet in condizioni di poca copertura della rete di terra. Oppure, come in questo caso, dallo spazio satelliti avanzati che guardano continuamente la Terra con vari tipi di tecnologie ottiche, fotografie, ma anche radar, come in questo caso, vi spiego di che si tratta, oppure infrarosse, oppure di distanza altimetriche, permettono di capire lo stato della superficie della Terra da tantissimi punti di vista, con delle conseguenze che possono essere estremamente importanti. Questa è un'osservazione fatta con dei satelliti italiani chiamati Cosmo SkyMed, sono satelliti radar, quindi gli stessi radar con cui si vedono gli aeroplani in avvicinamento negli aeroporti, in questo caso illuminano dallo spazio la Terra e ricevono la risposta di rimbalzo. Per farvela breve, il metodo radar è potentissimo, primo perché funziona di giorno e di notte, perché illumina con una sorgente dallo spazio e non ha bisogno della luce solare. Secondo, perché penetra le nuvole e quindi il brutto tempo non è un problema per il sistema radar. Terzo, perché permette una misura di tipo interferometrico, vale a dire le onde
emesse da due punti di vista diverse possono essere ricevute con un opportuno calcolo matematico, si può avere una grande precisione sulla coordinata verticale. Queste immagini, che riconoscerete, sono il Golfo di Napoli e c'è il Vesuvio, mostrano l'andamento dell'altezza punto punto della zona circumvesuviana presa, non so, su qualche mese di distanza. Che cosa vedete? Che per esempio il Vesuvio è cresciuto o è calato, a seconda del codice di colore, di svariati centimetri a diversi punti, perché il vulcano respira. Quando la caldera si riempie o si svuota, la parte dei campi flegrei che sta da questa parte si muove, si alza o si abbassa, e il vulcano stesso cambia forma. È un esempio fra tantissimi di come si possono usare i satelliti per capire cosa succede sulla Terra, monitorando per esempio l'andamento di un vulcano oppure di una faglia sismica oppure di altri tipi di movimenti del terreno indotti da vari fenomeni. Lo spazio oggi è questo, sono servizi di ogni genere e in questo senso questi aspetti sono del tutto civili, possono anche essere utili per gestire le emergenze, per gestire le catastrofi, per gestire la sicurezza dei confini, però sono sostanzialmente delle applicazioni civili su cui si basa anche un pezzo importante della nostra economia. Oggi lo spazio sta ricevendo un'ulteriore spinta all'innovazione e alla crescita economica. Perché? Si parla sempre di più di nuova economia spaziale, New Space Economy. Che cos'è la nuova economia? La nuova economia è quella che è esplosa fine anni 90, inizi anni 2000, quando c'è stata la famosa bolla dell'informatica. Google, quando voi eravate, forse dipende dall'età, non eravate ancora nati, non c'era. C'era un mondo senza Google, un mondo senza Amazon, un mondo in cui Apple ancora non aveva i telefoni in tasca della maggior parte delle persone. Si viveva comunque molto bene lo stesso, ma questo tipo di iniziative, di grandi imprese, sono nate perché la rete informatica, internet, il www, ha permesso di fornire servizi a milioni o a centinaia di milioni di persone a prezzi molto bassi, servizi via via più interessanti e utili da cercare con Google un nome qualsiasi nel database di internet, ai vari Facebook, LinkedIn e Amazon servizi di vendita, e chi ne ha più ne ha più ne metta. Quel tipo di economia basata sui servizi si chiama New Economy. È un'economia in cui le equazioni dell'economia non sono semplicemente io compro un tuo prodotto, quasi tutto sembra gratis, anche se poi la pubblicità è nascosta dietro ogni passaggio, e i soldi si fanno con valori ridicolmente bassi di costo per persona, moltiplicati per centinaia di milioni di utenti. Quindi un modello economico molto diverso da quando produco sedie, automobili o aeroplani, se ne faccio uno guadagno tot, se ne faccio 10 guadagno di più, se ne faccio 100 guadagno di più, ma non posso farne 100 milioni. In internet questo è possibile. Bene, per lo spazio sta accadendo una cosa del genere. Esistono dei servizi che incominciano a utilizzare i dati spaziali per un'utilità e applicazioni che interessano a milioni e milioni e milioni di persone. Esempio, Google Earth, che vi permette di guardare la Terra nel suo complesso, se l'aveste in mano, ingrandendo localmente fino ad arrivare a precisione di pochi metri, ovviamente è un servizio indotto dalle immagini raccolte dai satelliti spaziali. È un esempio, ma ve ne potrei portare molti altri. Bene, in questo cambiamento che avviene nel settore spaziale circa 10-15 anni dopo di quello che successe nel mondo della New Economy, quindi nel mondo del WWW, accadono delle cose interessanti. Per esempio, le nuove tecnologie stanno entrando in gioco. Questa cosa che vi sto mostrando è un pannello solare della Stazione Spaziale Internazionale.
la casa nello spazio che può ospitare fino a 9 astronauti, che opera ormai da quasi 20 anni, quindi tutti voi siete nati con la stazione spaziale operativa, e recentemente un gruppo di ragazzi californiani pochi anni fa hanno inventato dei microscopici satelliti. Ciascuno di questi ha il volume di 3 litri, quindi sono un decimetro quadro per 30 centimetri di profondità, lanciati da un lanciatore a molla, con delle molle che li mette fuori, e in questo modo hanno messo in orbita, in un paio d'anni, più di 150 satelliti chiamati Dove, colombe, molto piccoli, di basso costo, che ha permesso a questa ditta di fare una cosa prima impossibile, di fotografare l'intero pianeta una volta al giorno dappertutto e fornire le immagini o gratis o a pagamento a seconda dei casi. Bene, le tecnologie che sono alla base della capacità tecnologica dei telefoni cellulari, avete in tasca una potenza di calcolo spaventosa, un sensore che può essere utilizzato per tante applicazioni, fotografare, prendere film, misurare i campi magnetici, i campi elettrici, la temperatura. È molto potente un telefono cellulare, magari non lo usate per tutte queste cose, ma potenzialmente è straordinariamente efficace, ha molta più potenza il telefono di oggi che l'Apollo di 30 anni fa, sappiatelo. Bene, messo in un satellite permette delle applicazioni assolutamente straordinarie, e le persone svelte e intelligenti hanno sfruttato questa occasione per far nascere delle applicazioni come quella che vi ho detto. Questa ditta è nata nel 2011 ed è diventata una unicorn. L'unicorno sono quelle ditte che valgono più di $1 miliardo. L'hanno fatto in 5 anni, partendo da 7 ragazzi in un garage della Silicon Valley. Bene, oppure questo vi sarà forse un po' più familiare, perché il nome Elon Musk lo conoscono tutti. Questa è la prima volta che un razzo di SpaceX, lo stadio di base di un Falcon 9, 9 sta per 9 motori, quindi un razzo alto 70-80 metri, che alla base ha 9 motori di spinta, il primo stadio, poi c'è un secondo stadio più piccolo e poi c'è il satellite. E i razzi normalmente vengono costruiti con molta cura, caricati di combustibile, lanciati, fanno quello che devono fare per mettere in orbita il satellite o i satelliti, e poi tornano a schiantarsi nel mare, buttati via. Ecco perché un singolo lancio costa 70, 80, 90 milioni di euro. È come se io prendessi un aeroplano, un 747, che può portare 300 persone a New York per 500 euro ciascuna, arrivato a New York caricassi le persone, buttassi via l'aereo e ricominciassi da capo con un aereo nuovo. Non costerebbero $500 a testa, costerebbe $500.000 a testa. Bene, con i lanciatori fino ad ieri si faceva così, si costruiva un razzo, lo si lanciava, si buttava via e si ricominciava. Elon Musk, il suo team di SpaceX, per la prima volta qualche anno fa, stiamo parlando della fine del 15, ha fatto il primo rientro con recupero dello stadio principale, che contiene il 40% del valore del razzo, anche perché c'ha lì dentro i 9 motori di spinta. Okay? Questo ha cambiato la situazione. Oggi è diventata una normale prassi quella di poter recuperare il primo stadio, almeno per SpaceX, e i competitors stanno lavorando nella stessa direzione. È successo pochi anni fa. Bene, se quindi pensiamo oggi alla storia dello spazio, vi ho dato alcuni flash, all'inizio competizione muscolare fra sistemi economici in via di crescita per dominare l'intero pianeta. Oggi molto più mercato di servizi, chiaramente un mercato avanzato con tecnologie innovative, ma basato sempre di più su un ritorno economico. C'è anche la parte di politica spaziale, c'è anche la parte di dimostrazione di superiorità. La Cina ultimamente sta facendo molte cose, pensiamo al recente atterraggio sulla parte nascosta della Luna, che hanno anche l'elemento di dimostrazione che certo tipo di competenze sono disponibili
a quel sistema. Comunque oggi c'è molta più economia che all'inizio e c'è molta applicazione per l'interesse della società. Bene, in uno spazio come questo, che cosa vuol dire fare i prossimi passi di esplorazione? Perché io vi ho parlato sostanzialmente in uno spazio vicino alla Terra, vi ho parlato dell'Apollo che è andato sulla Luna, però sappiamo anche che il tipo di programma si è interrotto. Sulla Luna siamo tornati solamente con dei robot, non più con degli uomini. Che cosa ci aspetta nel futuro? Dove vogliamo andare? È una discussione che va avanti da decenni, perché non si prendono queste decisioni con tanta facilità, perché lo sforzo economico indotto nell'andare con degli uomini tipicamente sulla Luna o addirittura su un pianeta lontano come Marte oppure con dei robot su Marte, le combinazioni le potete immaginare voi, sono sforzi economici molto intensi dal punto di vista appunto di quantità. Tipicamente si fanno in collaborazioni internazionali, la stessa stazione spaziale è una collaborazione internazionale fra Russia, America, Europa, Canada e Giappone. E se pensiamo di andare sulla Luna con una base abitata o su Marte, ancora più sfidante, con una base abitata, l'elemento di collaborazione internazionale globale è un elemento molto importante. È chiaro che qualche anno fa si stava ragionando proprio su questo fra capi agenzia a livello internazionale. Nell'ultimo paio d'anni, con la decisione americana di fare una Space Force e quindi di militarizzare in un certo senso lo spazio per la prima volta dall'inizio, bisogna dire le cose come stanno, questo momento magico di mettere assieme tutte le capacità economico-politiche dei vari principali paesi, oggi abbiamo anche la Cina, anche l'India, oltre Russia, Europa, America, Canada e Giappone, si è affievolita. E quindi occorrerà aspettare un momento in cui l'allineamento delle volontà è maggiore di quello attuale. Siamo tornati oggi purtroppo un po' più verso la space race, con obiettivi di carattere di difesa, speriamo solo di difesa, ma anche forse non solo di carattere militare, e un po' meno di carattere di sviluppo di competenze e capacità collaborative internazionali. Detto questo, è sempre importante comunque guardare lontano e capire quali possono essere le prospettive, non l'anno prossimo, non fra 5 anni, ma nei prossimi 10 o 15 o 20 anni. La NASA per tanto tempo, e ancora adesso diciamo, ha studiato un sistema complesso di missioni che ci portino alla fine ad atterrare con degli uomini su Marte. Sono missioni che partono, per esempio, da cose già ottenute, come l'International Space Station, che sta funzionando molto bene nello spazio, strumenti iperpotenti come lo Hubble Space Telescope, capacità di lanciare verso la Luna, di atterrare su satelliti, corpi minori, di recuperare materie prime da asteroidi, tutta una serie di missioni fatte in collaborazione con altri paesi, fatte in alcuni casi da sole, o altri paesi che le fanno indipendentemente, piano piano puntando verso un obiettivo molto ambizioso come è quello di mettere piede su Marte. Se mi chiedete oggi quando è che andremo su Marte, voi andrete su Marte avendo voi 15-18 anni, quanti ne avete? La risposta è ormai da parecchio tempo su Marte si andrà nei prossimi 15-20 anni. Però lo dicevamo 5 anni fa, 10 anni fa, 15 anni fa, per cui in realtà non sappiamo quando andremo su Marte. Quello che possiamo dire è che andare su Marte probabilmente è uno sforzo economico che costa 10 volte l'investimento sulla Stazione Spaziale Internazionale, grosso modo, e l'investimento sulla Stazione Spaziale Internazionale è pari a circa 130 miliardi di dollari. 130 miliardi di dollari. 10 volte tanto sarebbero 1.300 miliardi di dollari, un numero di tutto rispetto. Per darvi il contesto però, perché altrimenti un numero così grande dice ma dove sta? Sappiate che 130 miliardi di dollari, mi pare di ricordare, è un mese di guerra nell'Iraq. Ok? Quindi sono numeri grandi, ma quando si scatena un conflitto i numeri coinvolti sono molto più grandi di questi numeri che riguardano, nel caso della Stazione Spaziale Internazionale, un'attività totalmente pacifica.
Quindi la dimensione dell'investimento deve essere vista anche nel contesto opportuno. L'investimento di questo tipo di missioni è un investimento di ricerca e tecnologia, magari competitivo, magari con obiettivi anche commerciali importanti, ma che si pone sulla parte di investimenti come quando faccio un'autostrada, un ponte, un sistema di distribuzione elettrica, è un potenziamento importante della capacità dell'uomo di operare nello spazio con delle ricadute tecnologiche molto significative. Quando faccio un'attività di carattere militare, l'effetto complessivo è una distruzione su cui poi si ricostruisce, ma investendo ancora molti altri soldi. Quindi sono deve riflettere su questi numeri, ricordatevi sempre di mettere le cose in prospettiva opportuna. Bene, adesso volevo però mostrarvi cosa vuole veramente dire andare nello spazio e andare lontano, sulla Luna o su Marte o su pianeti del Sistema Solare. Quello che vi mostro sono delle immagini reali di che cosa, a cosa vengono esposti gli astronauti quando si allontanano dalla Terra. Questo è il Sole, una particolare macchia delle dimensioni della Terra, quindi piccolina dal punto di vista del Sole, enorme dal punto di vista del Sole e della Terra, a un certo punto esplode buttando fuori una chiamata coronal mass ejection, una quantità di vento e materiale solare di alta energia formato da particelle, elettroni, protoni, alfa, che vengono casualmente sparati verso la Terra. Che cosa accade sulla Terra? Cosa accade con una certa frequenza? Noi non ce ne accorgiamo, per fortuna, perché la Terra è protetta da un campo magnetico, l'avete visto che deflette le particelle, è protetta dall'atmosfera, sopra la testa nostra abbiamo come se fosse 3,5 metri di alluminio, 3,5 metri di alluminio, ma è trasparente, si chiama atmosfera, e poi abbiamo il pianeta stesso che ci scherma da metà di potenziale radiazione che viene dalla parte opposta della Terra. Quindi siamo ben protetti in questa stanza, su questo pianeta, sotto l'atmosfera, nel campo magnetico. Prendiamo una frazione piccolissima di quello che prenderebbe un astronauta che sta là fuori. Avete visto che però questo tipo di vento solare ha creato delle violente aurore boreali. Se qualcuno di voi è mai stato nel nord dell'Europa potrebbe aver visto un'aurora boreale, sono dei fenomeni meravigliosi, una luce verdastra. Sappiate che sono proprio gli effetti dell'arrivo del vento solare sulla superficie, sulla parte alta dell'atmosfera, quindi sono belli a vedersi, ma ci stanno ricordando che siamo protetti da un fenomeno che lassù sarebbe molto fastidioso. Sappiate, gli astronauti sull'International Space Station hanno delle zone della stazione piene di materiale che sono costruite apposta, un po' per stoccare il materiale, ma per proteggersi nascondendocisi dentro nel caso in cui il Sole avesse la malaugurata idea di sparare un colpo di vento solare diretto veramente sulla Terra, perché potrebbe essere così intenso da uccidere gli astronauti. Due secoli fa, un secolo e mezzo fa, c'è un'evidenza concreta di una emissione solare così puntante verso la Terra e così intensa che avrebbe ucciso in poche ore un astronauta se fosse stato non protetto nella orbita in cui si trova la Stazione Spaziale Internazionale. Quindi è un problema serio, serissimo. Se io vado verso Marte, perdo totalmente la protezione del pianeta, dell'atmosfera e del campo magnetico. E se ho la sfortuna di essere coinvolto in un vento solare emesso intenso emesso dal Sole, se non ho delle tecniche di protezione, ho un problema. Bene. Questo è uno dei problemi. Sapete che poi, stando in orbita, la mancanza di peso fa sì che i miei muscoli si abituano a non avere sforzi da fare e si indeboliscono, il mio scheletro si abitua a non avere più niente da sostenere e perde calcio 7 volte più veloce di una donna affetta da osteoporosi. Ci sono problemi di comunicazione, psicologici, di privacy, di ogni genere, quindi stare nello spazio a lungo non è facile, ma se vado lontano dalla Terra c'ho anche l'elemento di rischio dovuto alla radiazione. Benissimo. Questa è una bella immagine della Stazione Spaziale Internazionale. Gli astronauti
vivono normalmente in questi bidoni, questa è la parte occidentale, questa è la parte russa. Sappiate che la metà degli spazi abitabili sulla Stazione Spaziale Internazionale sono stati realizzati a Torino, in Italia. Abbiamo una tradizione industriale strepitosa nel settore spaziale abitativo in Italia. E sempre per introdurvi al problema a cui voglio dedicare la seconda parte del mio intervento, i rischi e i problemi che si devono risolvere per poter andare lontani nello spazio e starci per degli anni, non solo per pochi giorni o per poche settimane, vi ricordo quello che è successo a Luca Parmitano. Luca Parmitano, notissimo astronauta italiano, bravissimo e simpatico, tra l'altro riparte per una missione di 6 mesi quest'anno, verso la metà dell'anno, quindi ne sentiremo molto parlare. Quando fece la sua precedente missione, 3 o 4 anni fa, è successa una cosa stranissima. Mentre era in una extra vehicular activity, EVA, chiamata anche passeggiata spaziale, che di passeggiata ha molto poco, e mentre lavorava all'esterno, quindi della stazione spaziale, per riparare alcune cose secondo una procedura ben consolidata, improvvisamente si sente la testa umida. E stiamo parlando della tuta in cui si trovava Parmitano, che è quella che ti protegge dallo spazio esterno. Non è che fosse una maglietta, una cosa che poteva togliersi. Si sente la testa umida. Com'è, come non è, questa umidità comincia a essere sempre più intensa, vede delle macchie di acqua sul casco, non può con la mano fare così, perché la mano sta all'interno del guanto, alla fine della manica, non può fare nulla se non muovere la testa, ma chiaramente, e questa acqua comincia a diventare sempre più insistente, più presente, comincia a coprirgli la testa. Nello spazio l'acqua si comporta in modo molto particolare, non c'è la gravità, l'effetto della gravità, quindi le gocce che sulla Terra combattono fra tensione superficiale e forza di gravità, lassù si muovono solamente per dinamiche legate alla forza superficiale, alla tensione superficiale, per cui se sono lasciate se stesse galleggiando, fanno delle belle sfere, grandi a piacere. Possono essere una sfera di acqua grande così, ma quando toccano la superficie si spiattellano con la forza caratteristica della tensione superficiale. Che cosa stava succedendo? E lui non lo poteva sapere. Si era rotta una valvola del sistema di raffreddamento e termalizzazione che è nella tuta dell'astronauta. Fuori la tuta l'astronauta ha temperature o altissime o bassissime a seconda che il sole stia illuminando oppure no, dentro deve stare a 37 gradi più o meno, quindi è ricoperto da tubicini che distribuiscono un liquido che termalizza e rende vivibile tutta quanta la parte interna della tuta. C'è una valvola posta sul retro del collo e questa valvola ha iniziato a perdeva liquido, è una tipo acqua un po' salmastra, salata, con opportune composizione, esce che ti esce, fa la prima bollicina di acqua, quando poi tocca la faccia dell'astronauta diventa una superficie. Questa superficie piano piano ha ricoperto la testa di Luca. Luca tra l'altro è senza capelli, no? Quindi è molto facile pensare questo strato di acqua che si estende dappertutto, incomincia a andargli negli occhi, a entrare nel naso, nelle orecchie, nella bocca, e lui non può fare niente. Questa acqua si attacca, si muove, aumenta. Per farla breve, stava soffocando in un bicchiere d'acqua nello spazio. Detta così sembra una barzelletta, eppure quello che gli è successo, si è salvato perché è stato capace di tornare con poco aiuto, perché nel frattempo i suoi si era capito che qualcosa non andava, ma nessuno aveva capito che cosa stava succedendo. L'acqua nel casco non è una cosa mai successa prima. Lui si è messo a spostarsi verso il bocchettone d'ingresso alla stazione, seguendo le istruzioni e la sua memoria. Nel frattempo si è passati attraverso un tramonto, perché sulla stazione spaziale ogni ora e mezza luce, buio, luce, buio, luce, buio. Quindi loro hanno una fase di illuminazione, ma dopo un po' diventa buio pesto.
sono abituati a farlo, ma se in questo buio pesto devono tornare verso il bocchettone in cui devono entrare per togliersi lo scafandro, in queste condizioni di emergenza è stata una cosa rischiosissima. C'è un bellissimo video, un docuvideo di Parmitano in cui racconta quello che è successo. Ve lo consiglio, se vi capita in un cineforum in qualche occasione o su internet, scaricatelo, guardatelo, perché vi racconta veramente quello che ha rischiato. Quindi in condizioni di assoluto panico, perché non capiva cosa stava succedendo, senza poter respirare, tossendo perché chiaramente l'acqua gli era entrata nella bocca e stava andando, respirava malissimo, col sole che improvvisamente diventa buio e c'è un problema di orientamento non banale, riesce ad andare nel bocchettone d'ingresso, chiudono, fanno la compensazione della pressione, chiaramente per permettergli di togliere il casco. Lui, prima che si arriva al 100% di compensazione, se lo toglie lo stesso perché non ne può più, e a questo punto si salva perché ricomincia a respirare. Perché vi racconto questa storia? Prima perché è una cosa incredibile, e se uno guarda il documentario capisce di cosa stiamo parlando, ma secondo perché sto parlando di morire soffocati, potenzialmente morire soffocati in orbita nella stazione spaziale internazionale, però a causa di un mezzo bicchiere d'acqua che galleggiava intorno alla mia testa. Cosa assurda, ma com'è possibile che una cosa così sofisticata abbia una potenzialità di fallimento così banale? Bene, questo è un classico problema dei sistemi complessi o complicati. Se io costruisco la prima volta un grande grattacielo per fare un sistema complesso, sicuramente qualche cosa mi sfugge nel disegno della sicurezza, cosa accade in caso di fumo, di fuoco, di incendio, di quant'altro. Perché la prima volta è impossibile, è umanamente impossibile, creare un sistema in cui faccio previsione di tutto ciò che può andare storto. Esistono delle scienze di managing, di gestione, di analisi di sistemi complessi, vi assicuro, sono insufficienti. Dimostrazione, il caso di Parmitano. Quindi, quando si fa un viaggio verso Marte con un sistema che è più complesso di una stazione spaziale, non sapremo anticipare con certezza e quindi correggere a priori problemi come questo. Questo è un primo punto su cui riflettere. Detto in altri termini, se voi siete qua oggi ad ascoltarmi, è perché siete svegliati questa mattina, avete fatto le vostre cose, preso un'automobile, un autobus, avete camminato e siete arrivati qua. Avete avuto qualcuno inciampato, ma non si è fatto male. Qualcun altro stava per sbattere contro la porta, ma si è fermato prima. O magari uno si è ferito, ma nel frattempo si è rimarginata la ferita. Perché dico questo? Il nostro corpo, il nostro organismo, tutti gli organismi viventi sono fatti per autoproteggersi, autoripararsi. E quindi il nostro corpo si autoprotegge e noi arriviamo alla fine della giornata quasi sempre, magari un po' ammaccati, ma quasi sempre in buone condizioni. Certo, se faccio un incidente in macchina magari non è così. Perché dico questo? Perché il sistema artificiale che noi costruiamo, sia un'automobile, sia la stazione spaziale, quando si rompe, devo andare dal meccanico, non si autoprotegge, non si autosistema, non protegge quindi l'astronauta che ci sta dentro. Sì, in alcuni casi lo fa, ma in questo caso certamente non lo ha fatto. Ci manca proprio la tecnologia per creare dei sistemi analoghi a quelli della vita che ci permettono di beneficiare di una protezione che ci permette di andare in zone di alto rischio. Sulla Terra ce ne rendiamo conto poco, nello spazio è questione quotidiana. Questa slide introduce proprio questo aspetto. Forse dobbiamo pensare maggiormente alle tecnologie che la natura ha per rendere migliori certi aspetti, certe parti, certe necessità. Sappiamo che noi nella storia della scienza, da Leonardo, ma anche prima in poi, abbiamo sempre preso spunto dalla natura che ha milioni e milioni e milioni di anni di esperienza per capire come fare, per esempio, a volare. Leonardo provò a fare le ali battenti, non funzionò perché i nostri muscoli non sono abbastanza forti da battere le ali quando fa un pipistrello,
Però dopo un po' di tentativi, oggi abbiamo gli aeroplani con delle ali fisse, non battenti, che però sono pur sempre delle ali, che si ispirano in un certo senso alle ali dei grandi pterodattili del periodo dei dinosauri. Quindi tanti esempi abbiamo di spunto, stimolo, idee che vengono dalla natura prima che la scienza le scopra per conto suo. Ve ne farò un certo numero nelle slide che seguono, così capite di cosa sto parlando. Ho parlato di materiali che dovrebbero autoripararsi. La nostra pelle, facciamo una ferita, esce il sangue, fa la crosta e poi magicamente è riparata. È una cosa meravigliosa. Come funziona? Beh, è complicato naturalmente. Nessuno dei materiali che noi abbiamo sulla stazione spaziale ha queste caratteristiche. Se un metallo fa una fessura, tende a allargarsi. Se si strappa, si rompe definitivamente. Non abbiamo una cosa che invece tutte le piante, tutti gli animali, tutte le cellule hanno, la capacità di autoripararsi. Si può fare sui materiali? Sì, si può fare. Si può mescolare a un materiale una serie di ovuli che al loro interno contengono, immaginatevi, una colla a due componenti. E quando io rompo o fessuro il materiale, rompo alcuni di questi ovuli, questi qua fanno una reazione chimica che rinforza esattamente il punto in cui ho fatto la fessurazione. Quindi la fessurazione rimane, ma viene incollata e bloccata prima che si propaghi. C'è chi fa questi studi, ancora questi materiali non sono commercialmente disponibili, ma l'idea, l'avete capita, è proprio di materiali che si autoriparano. Immaginatevi che cosa potrebbe accadere nello spazio con un materiale del genere. Questa è una fessurazione ben visibile di un pannello solare della stazione spaziale mentre stava venendo espanso. Vi ricordate quella lunga fetta arancione? Vedete che il pannello qui non è ancora espanso, è ancora un po' piegato, perché si sono accorti che c'era una zona che stava aprendosi. Evidentemente qualcosa è funzionato male, tirava, e più l'avessero espanso, più si sarebbe aperta questa fessura. Cosa hanno dovuto fare? Una cosa pazzesca. Hanno dovuto andare a ricucirlo. Questo astronauta, guardate dove è montato in cima a un braccio robotico a cui hanno attaccato una pedana che gli permette di arrivare giusto giusto lì per fare una cucitura dei due lembi di questo pannello. Se lo sono dovuto inventare lì per lì in orbita e ci arrivava giusto giusto, ci ha messo non so quante ore per fare questa cosa, altrimenti non avrebbe potuto espandere il pannello solare, che avrebbe quindi causato una perdita netta di energia per la stazione spaziale. Esempio di faticosissima riparazione: avessimo avuto un sistema di materiali autoriparantisi, non avremmo avuto questo problema. È un esempio, ma fa il pari con quello che abbiamo visto prima con Parmitano. La natura ha una immensità di cose ancora da raccontarci, situazioni in cui ha raggiunto degli obiettivi che noi ancora ci risogniamo con le tecnologie attuali. Sappiate che le patelle, che sono delle piccole conchiglie, molluschi, che si attaccano sulla roccia, lo fanno con dei microdentini che risultano ad oggi essere il materiale più duro che esista in natura. Il materiale più duro che esiste in natura sta nei dentini delle patelle, sviluppati in modo evolutivo per non so quante centinaia di milioni di anni. Quindi una roba banale che però al suo interno è una tecnologia che noi ancora non sappiamo riprodurre. Oppure pensiamo alla tela di ragno. Non so quante volte voi avete riflettuto sulla meravigliosa capacità che ha il più stupido dei ragni che calpestiamo senza pensarci. Hanno delle parti del loro corpo da cui sputano fuori questo filo sottilissimo che viene sparato, poi viene creato un filo più grosso che è la somma di vari fili. Con questo filo creato nel corpo del ragno, il ragno ci fa la sua tela con una tecnica molto particolare. Nei punti di incrocio fra la parte verticale radiale e la parte circonferenziale, la tela ha
una sorta di goccia di bava all'interno della quale il filo non è teso. Così, quando arriva una mosca, che rispetto alla tela è come avere un transatlantico che sbatte contro un recinto di un parcheggio, la tela non si rompe perché si può estendere enormemente e può, con le oscillazioni via via smorzate, bloccare la mosca o l'insetto che va a sbattere sulla tela, incollarlo perché la tela è adesiva, ma soprattutto senza rompersi, grazie a un sistema assolutamente straordinario che si basa sulla forza del filo della tela di ragno. Sapete che il filo di ragno, a parità di peso, è più forte dell'acciaio. Quindi stiamo parlando di cose straordinariamente resistenti e molto sottile, ma questo meccanismo delle gocce che tengono nel loro interno del filo addizionale per fare da ammortizzamento, da molla, è straordinariamente efficace. Oggi noi sappiamo simulare queste cose con i computer, certo, ma l'idea viene da una datatissima capacità della natura di creare delle tele estremamente potenti. Tra l'altro, le tele, poi lo vediamo fra un istante, il modo in cui il ragno attacca la sua tela all'estremo, i punti di collegamento, è molto importante. Questo cos'è invece? Questa è un'idea estremamente interessante che è venuta a un gruppo di giovani ricercatori californiani che si sono detti: perché non facciamo un drone per andare a esplorare la superficie di Marte? Su Marte, sappiate, abbiamo metà di per cento, quindi 5 per mille, della densità dell'atmosfera sulla Terra. E poi è CO2 e non è aria, quindi è un'atmosfera irrespirabile, ma ce n'è poca, metà del per cento, 5 per mille. Cosa vuol dire con un'atmosfera così rarefatta? Che è molto difficile volare. Gli uccelli volano sul nostro pianeta perché hanno comunque una quantità di... Se faccio così, io l'aria la sento. Quando l'automobile corre e metto fuori il braccio mi fa da ala. Bene, immaginatevi di fare lo stesso in un pianeta in cui c'è molta, molta, molta meno atmosfera. Occorre andare molto, molto, molto più veloci, o con ali molto, molto, molto più grandi, o con elicotteri che hanno pale molto, molto più grandi, che vanno molto, molto veloci. I ragazzi di ricercatori del JPL hanno proposto questa soluzione. Mi ricordo 3 anni fa ero presente mentre se ne discuteva col direttore di JPL, li ha finanziati, e mi pare l'anno prossimo o quest'anno addirittura il primo drone elicottero per esplorare Marte sarà imbarcato su una missione che va sul pianeta rosso. Perché è così importante? Beh, se voi vi ricordate i robot Curiosity, Opportunity, questi che hanno fatto delle meravigliose fotografie di Marte, no? Chissà quanti di voi l'hanno viste, forse non sapete che fanno 0,5 centimetri al secondo, vanno... Avete presente quel cartone animato, Era glaciale, in cui c'è quell'animale, come si chiama, il bradipo, no? Che sono noti per andare pianissimo, lì va molto veloce, ma è l'ironia e l'umorismo del cartone animato. Bene, un bradipo vero, in confronto a Opportunity, è un missile, va velocissimo, d'accordo? Si muove molto lentamente, principalmente perché... non possono essere telecomandati dalla Terra, perché la distanza Terra-Marte sono 30-40 minuti e io non posso dire fammi sapere cosa c'è, vai a destra, vai a sinistra. Sono preprogrammati per essere autonomi. Conseguenza, vanno pianissimo, come sono dei ciechi che devono sentire tutto ciò che c'è intorno prima di fare un altro piccolo passetto, anche per consumare meno energia. Bene, con un elicottero invece faccio chilometri in pochissimo tempo, fotografo, misuro, trasmetto, riporto e mi aumenta la capacità esplorativa in modo enorme. Certo, per fare delle pale grandi, leggere e che resistono a tantissimi giri al secondo di rotazione ho bisogno di materiali speciali. Ho bisogno di materiali leggerissimi e capaci di resistere a grandi sforzi. Il grafene, per esempio. Il grafene per questa applicazione è molto utile, è uno strato monodimensionale di carbonio, fatto solo di carbonio, scoperto non molti anni fa, ha dato il premio Nobel per la scoperta. Sappiate che quando avete la grafite della matita, che nessuno più magari usa, ma la grafite della matita contiene strati di grafene, quindi volendo uno se la può anche costruire in casa, non c'è niente di profondamente complicato nel grafene.
la difficoltà è farne superfici molto grandi, bene, questo può permettere delle applicazioni molto particolari come le pale di questo elicottero, addirittura un'idea assolutamente fantascientifica ma che tecnicamente può funzionare, quello si chiama ascensore spaziale. Se non avete un filo sottile lungo, diciamo, 80.000 chilometri, più o meno uno, per motivi di equilibrio questo filo va in tensione e segue la Terra. E questo filo in tensione che parte da qui e finisce oltre la geostazionaria a circa 80.000 km di altezza, rigidamente teso, ci posso mettere un ascensore che si arrampica su. Occorre fare un filo molto 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 leggero e molto 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 resistente. Ecco, sulla carta il grafene potrebbe fare un nastro o un filo del genere, per dirvi le idee pazze che talvolta vengono a chi si occupa di spazio. Altro problema che abbiamo nello spazio, specialmente in orbita vicino alla Terra, ma in prospettiva anche fuori, è la presenza di oggetti altri che vanno per conto loro. Nello spazio non è che io, arrivato in orbita, sto lì, sto muovendomi ad alta velocità, altrimenti cadrei giù. Quanto alta? Avete un'idea di quant'è la velocità con cui dobbiamo muoverci intorno alla Terra per stare in orbita? 27.000 km l'ora. La velocità del suono è grosso modo 1.000 km l'ora. Stiamo parlando di circa 27 volte la velocità del suono. All'interno dell'atmosfera noi riusciamo ad andare così veloci? No, perché sapete che al massimo record dei record è stato un aeroplano che ha raggiunto, mi pare, 2,5 volte o 2,3 volte la velocità del suono, perché poi l'atmosfera diventa come un muro difficilmente perforabile. Nello spazio, per stare in orbita, occorre andare a 27 volte la velocità del suono, che è un numero assolutamente spaventoso. Bene, se in quelle condizioni vado a sbattere contro qualche cosa che va a velocità simili, che cosa succede? Che una pallina di un centimetro riesce a sfondare 20 centimetri di alluminio, perché sono degli iperproiettili, fanno veramente un effetto enorme. E di materiale là fuori ce n'è tantissimo, satelliti, frammenti, migliaia, migliaia, migliaia. Questa è una dimostrazione non in scala di quanti sono. Bene, la natura ci ha insegnato a fare delle strutture multilayer che possono essere particolarmente efficienti nell'assorbire l'urto di un materiale lanciato ad alta velocità. Guardate questa immagine, questo si chiama lo scarafaggio bombardiere. Le formiche gli danno molto fastidio e allora lui ha una tecnica per liberarsene, che riesce a sparare dal suo corpo una gas ad alta temperatura, tipo vapore ad alta temperatura e ad alta pressione, che dà molto fastidio alle formiche se le tiene lontane. Qual è il punto qui? Questo scarafaggio al suo interno ha una camera a combustione fatta dalla natura in modo straordinario, in cui riesce a contenere una pressione enorme e a temperature molto alte per fare quello che fa in piccolo un razzo. Meraviglia della capacità della natura di sviluppare le cose più strane. Oppure pensiamo alla capacità di piegare o dispiegare le strutture. Nello spazio abbiamo la necessità di mandare su cose relativamente piccole che poi vengono espanse. Bene, per noi è difficilissimo fare cose del genere. Pensiamo alla natura che con la coccinella, la cosa più banale a cui possiamo pensare, è in grado di aprire e poi chiudere. Guardate le ali della coccinella che si aprono, sembrano un pugno di roba, diventa un'ala perfettamente operativa e poi se la ripiega se la mette via. Noi non siamo capaci di fare questo. La più banale delle coccinelle lo fa 100 volte al giorno. Oppure sfruttamento delle risorse in loco. Andiamo su un pianeta che apparentemente sembra desertico e ci serve dell'acqua. Come facciamo? Guardate la natura cosa ha fatto. Abbiamo sul deserto della Namibia degli scarafaggi che vivono sulle dune. La mattina presto
queste dune vedono il mare, quindi c'è una umidità nell'atmosfera, loro si mettono lì con la parte posteriore contro vento e aspettano. Per come è conformata la superficie del proprio corpo, si forma una goccia d'acqua, presa letteralmente dall'aria, presa dall'umidità che è presente nell'atmosfera. Bevono le loro due gocce d'acqua e poi sono a posto per tutta la giornata. La natura sa fare questo. Come fanno una roba di questo genere? La fanno perché la superficie di questi scarafaggi è particolare. Noi sappiamo fare delle superfici, per esempio antipolvere. Questo è il pannello solare di uno di questi rover su Marte, coperto di sabbia marziana. Arriva una piccola tempesta, la porta via perché quella sabbia non sta attaccata, perché il pannello è trattato con una superficie antipolvere. La trattazione delle superfici può permettere delle superfici che non si bagnano, effetto loto, la foglia del loto non può essere bagnata per come è fatta la superficie, e se andiamo a vedere al microscopio capiamo che a seconda della strutturazione microscopica della superficie, buchi, pilastri, strutture, posso fare in modo che le varie gocce si attacchino o non si attacchino, vengano respinte. La polvere, la strutturazione superficiale è una delle tecniche su cui la natura eccelle. Ogni superficie è pensata con proprietà rispetto all'acqua, alla polvere o l'atmosfera diverse. Ora siamo capaci anche di fare nanostrutture regolari che possiamo sfruttare e programmare, ma questa è una scienza delle nanotecnologie che è in corso di sviluppo negli ultimi decenni. Velcro. Tutti quanti avete in tasca o su qualche tuta un pezzettino di velcro. Sappiate che è nato nel mondo spaziale per permettere agli astronauti della NASA di avere infinite tasche o di attaccare sul muro cose con facilità. Come è fatto il velcro? Sono delle asole tagliate da una parte e delle asole chiuse dall'altra. Casualmente si mettono assieme, si attaccano, si strappano e si possono riattaccare, un bel brevetto ormai di parecchie decine di anni fa, che però si basa su proprietà nanostrutturate della materia. L'effetto del geco: il geco può stare a testa in giù attaccato alla superficie più disparata. Come funziona il geco? Il geco è un animale che con le sue zampe riesce a sostenere 3-4 volte il suo peso. Non lo rompiamo, non preoccupatevi, però si dimostra che sì, stanno tirandolo con 3-4 volte il suo peso. Come è fatta la zampa del geco? C'ha della colla in fondo? No, c'ha semplicemente dei microscopici filamenti che per forze di Van der Waals, essendo tantissimi e piccolissimi, messi assieme permettono l'adesione a livello praticamente di pochi atomi. E questa è una tecnologia in cui ancora non siamo capaci di simulare quello che la natura col geco ha fatto da tantissimo tempo. Tra l'altro, in questo modo capiamo anche come si fa l'attacco degli estremi della zampa del geco, oppure in questo caso stiamo parlando della tela di ragno, con degli angoli, delle forme che sono ottimizzati in modo assoluto rispetto ai principi della meccanica. Quindi il ragno si attacca al muro con uno sputacchio che sembra fatto a caso, in realtà l'evoluzione ha portato a una strutturazione della modalità dell'attacco che è ottimizzata rispetto al materiale. La natura tipicamente non fa angoli retti, non fa cerchi perfetti, pensiamo alle nostre ossa, prese una alla volta, sono tutte storte e strane, sono ottimizzate per permettere di minimizzare il peso, lo sforzo, la tenuta. Oggi con il 3D printing siamo capaci di fare strutture ottimizzate sulla funzione e non più sulla geometria. È una rivoluzione importantissima perché stampiamo il materiale calcolato sulla funzione, ma esiste da pochi anni. La natura lo ha sempre concepito dall'inizio. Questo poi, ormai sono alla fine, è un'altra cosa straordinaria. La natura sembra aver fatto esseri viventi che sono adatti allo spazio. Esseri viventi che possono vivere nel vuoto, che possono vivere in presenza di radiazioni, che possono sopportare temperature da meno 200 a più 150. Il perché l'abbia fatto non si sa, ma lo ha fatto.
I licheni è un esempio di questo tipo di esseri viventi. Sono tutti esseri viventi che hanno la caratteristica di poter andare in un profondo stato di letargo. Le spore che si seccano e rimangono lì per 100-200 anni, poi gli metti un goccio d'acqua e ricominciano a funzionare. Ma la cosa interessante è che a parte le spore, certi batteri, certi licheni, addirittura il plancton, quel tardigrado lì, quell'animaletto che ha 6 zampe, le unghiette e una specie di proboscide, che è grande quasi 1 millimetro, quindi lo vedete al microscopio senza problemi, e che vive dappertutto sulla Terra, hanno verificato che messo nel vuoto esterno della stazione spaziale, per una decina di giorni esposto al caldo, al freddo e alla radiazione, riportato dentro, circa la metà degli individui ha ripreso a vivere. Questo animaletto, che ha 6 zampe, quindi ha un sistema alimentare di tipo nervoso, resiste 5-10 volte alla radiazione più di ogni altro essere vivente conosciuto. Resiste a temperature estreme, nel caldo e nel freddo, può andare in letargo e può risvegliarsi. Perché la natura abbia creato un animale del genere, che tra l'altro è diffuso dappertutto, lo trovate sulle cortecce degli alberi, negli acquitrini, è molto facile anche da mantenere vivo, perché vive in condizioni estreme. Se voi lo portate in casa in una goccia d'acqua, vi sta lì tranquillamente senza problemi, se vi interessa farlo. Bene, perché la natura abbia fatto un animale del genere, nessuno lo sa, ma è un esempio di sistema vivente incredibilmente adattato alle condizioni che per noi umane sono insopportabili, che sono quelle dello spazio. Interessante, qualche cosa si può sempre imparare. E per finire, guardate questa. Questa è la medusa immortale, altro esempio in cui la natura ci batte alla grande. È una medusetta di dimensioni centimetriche che vive, guarda caso, nel Mediterraneo, quindi noi quando se mai la incontrassimo penseremmo stiamo alla larga. Perché è interessante? Perché questa qua, mezzo centimetro, è molto sensibile alle condizioni ambientali. Se le condizioni ambientali dal punto di vista di temperatura e di presenza di cibo scende al di sotto di un certo tot, overnight la medusa sparisce e produce una serie di planule che sono delle, chiamiamole uova, non sono delle uova, sono dei pezzi che sono in grado di ricreare il polipo e creare la medusa, identica dal punto di vista del DNA, identica a se stessa. È come se voi vi svegliate la mattina e dice: basta, io mi sono stufato di vivere in questa famiglia, tornate baby e riprendete da zero la vostra storia. Non lo possiamo fare naturalmente. Bene, la natura ha fatto degli esseri viventi che sono in grado di ricominciare da capo, uguali, identici, quindi per definizione immortali. Forse questo spiega perché nei libri di fantascienza, quando arrivano le astronavi, hanno sempre dei poliponi, no, che comandano. Evidentemente devono essere gli antenati della nostra medusa immortale. Questo solo per dirvi che la storia dello spazio è recentissima, è durata una 50-60 d'anni. Abbiamo fatto dei passi avanti enormi, sappiamo andare sulla Luna, sappiamo mettere satelliti potentissimi intorno alla Terra, sappiamo visitare i corpi vicini a questo piccolissimo angolo di universo. Possiamo andare più lontano, possiamo andare al di fuori del sistema solare, possiamo andare a toccare le stelle vicine che stanno a 60.000 anni di viaggio da noi con le tecniche attuali, 60.000 anni di viaggio, avete voglia di farli, non siamo ancora in grado di affrontarli naturalmente. Bene, la risposta è forse, la risposta è perché no, la risposta è Marte è raggiungibile, sì, ma abbiamo bisogno di un progresso tecnologico straordinario che può essere ottenuto sviluppando le tecnologie che abbiamo, ma anche inventandone di completamente nuove. Noi parliamo tanto di Industry 4.0, gli oggetti che si parlano con internet, fantastico, ma qua ci serve un Industry 6.0, 7.0, gli oggetti che si autoriparano, che si auto-organizzano, che ci accompagnano nello spazio proteggendoci dalle condizioni di difficoltà che vi incontreremo. Siamo ancora lontani da questo, ma sicuramente è una direzione in cui sarà interessante e utile muoverci. Grazie. Grazie al professor Roberto Battistone.
e naturalmente se ci sono domande sono benvenute. Capiamo che siamo un po' stanchi tutti quanti. Ecco, prego. Io volevo chiedere una cosa. Spesso si fa la domanda perché si investe nella ricerca spaziale quando i soldi si possono investire in cose tipo risolvere la fame del mondo e cose del genere. E la risposta spesso è, cioè no, sempre è, sì, la ricerca spaziale, molte delle cose sviluppate nella ricerca spaziale sono le tecnologie che poi diventano di uso comune, quindi comunque c'è un'utilità effettiva. Ma questa diffusione delle tecnologie nell'uso comune è, diciamo, voluto, nel senso, quando si fa ricerca spaziale si pensa a farle a permetterne la diffusione, oppure è più che altro un effetto collaterale? Nel senso, si sviluppa, poi si vede che può essere utile anche ad altre cose. Ma questa è una domanda, mi piace la domanda, mi piace rispondere a questa domanda. Io credo che l'iniziativa di affrontare un problema, capirlo e risolverlo, è un'iniziativa legata alla curiosità umana e spesso parte molto prima della effettiva applicabilità che poi cambia la vita della società. Ma questo è stato sicuramente vero con la prima scoperta del fuoco, piuttosto che con la prima capacità di fare delle punte scheggianti o penetranti, delle frecce col metallo piuttosto che con la pietra e così via, creare la prima lega col bronzo. All'inizio chi ha fatto queste prime scoperte non era il principe che voleva rafforzare il proprio esercito con delle lance o delle frecce o delle catapulte più potenti. Quello era un di cui, ma c'è sempre stato qualcuno che casualmente, combinando diversi materiali, se ne è accorto che a un certo punto ne veniva fuori uno più duro degli altri e ha studiato e cercato di capire il perché. La scienza senza, e la tecnologia sono molto parenti una dell'altra, senza una motivazione iniziale di curiosità che è lontana dall'applicazione, non va da nessuna parte. Poi esistono dei settori più maturi in cui si capisce che se faccio il 10% meglio una certa cosa raggiungo più mercato, e naturalmente si fa e si sviluppa, anzi talvolta molto velocemente. Però sappiate che l'iniziale curiosità che spinge l'uomo, le donne, insomma l'umanità a curiosare e capire su come funziona il mondo è svincolata da la successiva aspetto applicativo. Infatti non tutte le idee e non tutte le tecnologie vengono applicate. Se volete un esempio ancora più clamoroso, è la matematica. In matematica la stragrande maggioranza dei teoremi che vengono prodotti non vengono applicati, ma quei pochi che vengono applicati permettono di fare la fisica, l'economia e mille altre, la chimica e mille altre cose, va bene? Quindi c'è sempre ci deve essere sempre una sovrabbondanza di ricerca per poi produrre quella frazione di idee che oggi, magari fra 10 anni cambierà, perché saranno altre idee che potranno essere riprese, che oggi ci permettono di fare un'attività economica. Quindi è necessario e obbligatorio guardare il futuro con la mente aperta, la mente nel senso proprio la testa aperta, sapendo che nella ricerca è molto più interessante e conveniente essere generosi, nel senso produrre quanto più possibile per poi lasciare a qualcun altro la capacità di fare il passo successivo, chiamiamolo trattamento tecnologico o applicazione, che porta eventualmente all'economia, che porta ai servizi. Se noi chiudiamo invece la mente all'inizio e non facciamo una cosa solo perché non sappiamo se sarà applicata, sbagliamo. Naturalmente c'è un equilibrio che deve essere mantenuto, costo e ricaduta devono essere in qualche modo confrontabili, ma sappiate che quando si dice che la ricerca tocca l'1%, l'1.5% del PIL, il 2% del PIL nei paesi più avanzati, 2.5%, stiamo parlando di percentuali piccole sull'economia complessiva, quindi non è pensabile
che sia la ricerca a fare sballare i conti, ma la ricerca è un combustibile, è una benzina importantissima per far crescere il 98% del famoso PIL, di cui il 2% è lo stimolo iniziale. Ancora una domanda, prego. Grazie. Professore, all'inizio abbiamo parlato molto appunto della cooperazione. Okay, scusa, io ci ridico. All'inizio abbiamo parlato molto della cooperazione internazionale, quindi di come oggettivamente sia utile il fatto che Europa, Canada, Stati Uniti, Russia collaborino insieme nella ricerca spaziale. Però le chiedo, a questo punto, oggettivamente noi lasciamo che appunto questa possibilità di cooperazione sia in mano a chi in quel momento rappresenta i vari paesi, e quindi oggettivamente lo lasciamo allo spazio umorale dei vari rappresentanti dei governi una cosa importante come la ricerca spaziale? Io le chiedo, prima diceva anche che attualmente stiamo un attimo forse ritornando a quella che era la ricerca, la corsa verso lo spazio. Quanto questa, cioè quale mentalità oggettivamente regola la scelta di richiudersi di nuovo in se stessi nel fare questo dualismo di ricerca, di corsa allo spazio, e quanto oggettivamente la corsa allo spazio sia utile a due macro alleanze, diciamo così, e alle singole agenzie spaziali? Se prima abbiamo invece detto oggettivamente che la cooperazione è la strada maestra in questo campo. Grazie, scusi. Ma la domanda ovviamente è interessante, non è facilissimo rispondere, nel senso che lo spazio è un pezzettino delle attività di collaborazione internazionale, è un pezzettino in cui viene particolarmente bene. Ricordiamoci, la Space Station vede russi e americani collaborare quotidianamente assieme a 400 km di altezza, a 27.000 km all'ora di velocità. Quindi è un fatto oggettivo, concreto, ma è una piccola parte di un'immensità di rapporti e relazioni. Diremmo che dal punto di vista economico i vari blocchi, i vari paesi sono sempre in competizione, l'economia non chiama in causa la collaborazione, chiama i trattati, ma è una roba diversa dalla collaborazione. Nel settore spaziale la collaborazione domina sulla parte, diciamo, competitiva. Quanto? Dipende dal periodo storico. È chiaro che se uno sottolinea maggiormente la volontà di un paese di pensare solo a se stesso, e questo in questo momento in America è molto chiaro, America First è un'affermazione molto forte, la volontà di collaborare si svuota. Si può fare questo sulla base di valutazioni precise, matematiche e economicamente per capire dove c'è il vantaggio e lo svantaggio? No, sono tutte scelte con un fondo di carattere politico. La scienza, la direzione in cui muoversi nei rapporti internazionali nel settore spaziale non è una scienza esatta, è il riverbero di uno stato politico dei vari paesi. Se uno vuole raggiungere obiettivi molto lontani, sfidanti, Marte, allora probabilmente quello è un elemento che punta alla collaborazione. Se gli basta invece andare sulla Luna, o ancora meno avere un dominio nelle zone basse delle orbite, probabilmente da solo può fare moltissimo. È una risposta che è un po' aperta. Il mondo politico dovrebbe decidere prima se vuole vivere su questo pianeta in modo globalmente collaborativo. Lo spazio può aiutare, certamente non può essere l'unica cosa. Un altro elemento che giusto cito en passant sono gli effetti climatici. È un esempio in cui l'unilateralismo mostra chiaramente un enorme limite, perché purtroppo gli effetti sul clima toccano tutti e non si risolvono da soli. E quindi esistono dei settori in cui la direzione collaborazione viene spinta con forza. Certo, la politica mondiale si basa su moltissimi altri parametri. Bene, credo che possiamo concludere qui, anche perché c'è una domanda rapida. Prego.
No. Lei. Forza, parla ad alta voce. L'uomo stia andando verso una dimensione troppo che consiste nel lavoro, nel bene materiale, quasi in una felicità apparente, e quindi forse non dovremmo tornare a una dimensione che consiste nella contemplazione della natura e dell'universo, che rappresenta quindi l'inconscio e il dubbio. La scienza è proprio la contemplazione della natura e delle meraviglie che ci circondano, ma attenzione, non basta contemplare, bisogna anche capire e bisogna anche sapere estrarre le informazioni da ciò che ci circonda. Per cui non illudiamoci che contemplare a bocca aperta ci porta da qualsiasi parte. Si fa bene questo mestiere se si è nutriti, vestiti, puliti, protetti opportunamente, se si può studiare, se si può arrivare a una certa maturità, se si lavora duramente, se si integra la natura col metodo scientifico, a quel punto si possono ricavare delle belle, interessantissime sorprese. Quello che vi ho fatto vedere in qualche flash oggi vi può far vedere come dietro l'angolo, in una goccia d'acqua, ci sono ancora tantissime cose da scoprire, ma deve esserci un'attività attiva, proattiva, per estrarre dalla natura i suoi misteri. Certamente non stare a bocca aperta a guardare può permetterci di raggiungere questo obiettivo. Bene, vi saluto e vi ringrazio ancora. Ci vediamo fra una settimana.